Ore 21 e come ogni sabato su Cusano Italia TV comincia una nuova puntata di... Fattacci! Allora, finalmente sul coro, dopo un anno e mezzo ci siamo. Adesso ci siamo anche sulla numerazione, perché questa è la puntata, signori, numero 27, attenzione! Non so, c'è del perculamento, sento? Percepisci? Come hai fatto ad accorgerti? No, poi tra l'altro non volevo dire oggi il numero della puntata perché... 27 è un reale spiace. 27. Percepita 104. Ma non ho detto un numero a caso. 104. Ma, 104 è la legge del... Esatto. Che è come i gradi che senti la puntata percepita. Oggi sulla questione del reale giocheremo molto. Ah, però è anche la puntata pasquale. Cioè non di Pasquale che sta Pasquale. È la puntata prima di Pasqua. Prima di Pasqua. Esatto. Io che non sono affatto aziendalista ho portato un uovo di Pasqua. Allora intanto le uova di Pasqua vanno maneggiate con cura. Con cura. Poi, delicato. Allora dobbiamo, ecco, visto che l'uovo di Pasqua porta anche all'idea della sorpresa, la sorpresa di oggi è che non abbiamo Moreno Amantini. È una sorpresa negativa. È una sorpresa triste, perché a sua volta ha avuto una sorpresa lui. È vero, dopo ben 3 anni è cascato anche lui e si è preso il Covid. Ma io dico, ma come si fa? È fuori moda. Dopo 3 anni. Non si porta più. Ma dopo, invece si porta l'uovo pasquale della Ternana Calcio. Rimaniamo in azienda. Stai zitto e ci deve rinnovare il contratto. Ma tu c'hai la percentuale su ogni uovo venduto? Non lo so, mo gliela chiedo anche al presidente. Allora, mettila da parte. Ne parliamo dopo. Vanno maneggiate con cura, con quello che sono costa. Arrivate a costare. Infatti, non queste in particolare. È un'uova Fabergé. Basta. Vai a posare. Intanto stava cadendo, ha perso un menisco. Molto bene. Mandiamo la sigla da Top Trend. Sì, esatto, lanciamola così e partiamo poi. Top Trend. Forse. Eccoci qua. Fatta. Allora, ce l'abbiamo Mamma fatta. Mia, che fatica. Siamo ancora al timone di questa trasmissione Fattacci, non so per quanto tempo, perché la tecnologia, l'evoluzione della specie fa grandi passi, anzi corre proprio, quindi adesso ci vedete in carne e ossa e domani al nostro posto ci potrebbero essere tranquillamente degli avatar, dei robot o dei chatbot, come dicono quelli bravi. In questo caso io più che carne e ossa, molto più carne che ossa. Ma chi se ne frega? Perché pure quando devi fare un avatar, dici, ma come lo faccio questo avatar? Deve essere fedele. Allora, fedele. Mi sono dimenticato di dire prima che lui facesse tutto il circo che ha fatto, che non essendoci Moreno Amantini, abbiamo deciso di allargare la nostra top trend. Quindi non saranno sarà più tre topic, hashtag, no. tre hashtag, ma saranno 4. Quindi top trend rimane, anche se sono 4 gli quindi hashtag. Quindi è una top quatrend. Comunque, cosa sono questi argomenti, questi hashtag? Sono quelli più chiacchierati, più twittati, più discussi, raccontati, più memati, ovunque sui social, ma anche al bar. Vero. No? E ci tengo a dire che sono hashtag e le notizie che noi lavoriamo, cioè che ci mettiamo lì a scrivere, non è che chiediamo il supporto a qualche intelligenza artificiale. Non dire queste baggianate, che adesso l'intelligenza artificiale si può usare. Sì, però noi ancora... Si può anche arrabbiare se non riconosci che l'hai utilizzata. Esatto, siamo ancora per l'artigianale, per il manuale, soprattutto Gian per questo porta gli occhiali, ma... Abbiamo parlato di chatbot, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, abbiamo parlato anche di cose fatte a mano e cose invece copiate qua e là, e quindi non possiamo non parlare della notizia della settimana. Esatto, la quarta posizione, il nostro hashtag, l'abbiamo già anticipato, è hashtag intelligenza artificiale. Chiedo scusa per tutta questa prosopopea di parole che ho detto all'inizio per introdurre l'argomento. Se avessi utilizzato un chatbot, probabilmente avrei fatto una presentazione più sintetica. Bravo, perché tu sei logorroico. Invece il chatbot non c'ha la logorrea, come te. No! Grazie per la stima. La chatbot è anche più gentile e cortese di te, ecco. Quindi, questo sicuramente. Però non arriva alla bellezza, al fascino della nostra Elena. Però, non lo so, non sono certa. Di questo. Non so se arriva al mio grado di demenza. Notizia della settimana, come sapete, anche per tutta la top trend di questa puntata, parleremo di termini nuovi, apparentemente nuovi, che sono entrati così prepotentemente nel nostro
parlato comune. Intelligenza artificiale, fino a qualche tempo fa, era una visione ottimista, ottimistica del futuro, probabilmente presente in qualche film legato, che so, ai le invasioni dei robot, la fantascienza, come chiamano, i droidi del futuro, i drupi. No, va bene, basta così. No, per dirvi che invece l'intelligenza artificiale non è più futuro, ma è presente. È presente talmente tanto che sta per cambiare, non voglio usare una parola a caso, proprio l'umanità, per come ce la ricordiamo. Tant'è che ci siamo tutti preoccupati, noi comuni mortali, ma anche, diciamo, i più potenti. E allora leggiamo subito il contenuto di TGcom. Intelligenza artificiale, il garante della privacy blocca ChatGPT, OpenAI sospende il servizio in Italia. L'autorità ha aperto un'istruttoria per la raccolta considerata illecita di dati personali degli utenti. Il sito irraggiungibile dal nostro paese. Allora, il titolo e questa notizia sembra apparentemente difficile, ma in realtà l'intelligenza artificiale oggi ha già parecchie applicazioni, parecchi utilizzi. È vero. Una di queste sono le chatbot, che adesso non vi sto a dire io che cosa sono, ma lo capiremo non soltanto con i contenuti che abbiamo preparato, ma anche con i nostri ospiti. Sta di fatto che il garante blocca uno di questi software che utilizza l'intelligenza artificiale e per molti sembra essere una soluzione per mettere un freno, perché in realtà il blocco è stato per questioni legate alla privacy, no? Sì, dei dati. Però sembra invece un mezzo, no? Per intanto frenare un attimo questo. Intanto mettere i bastoni tra le ruote. È come dire... Wait a moment. per temporeggiare. Esatto. Temporeggiare, vedi l'italiano a volte. È utile. E che sta chatbot? Certo. Leggiamo la specifica del TGcom. Stop ChatGPT, il modello di chatbot basato sull'intelligenza artificiale finché non rispetterà la disciplina sulla privacy. Il garante per la protezione dei dati personali ha disposto con effetto immediato la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma. L'autorità ha inoltre aperto un'istruttoria. OpenAI ha sospeso l'accesso a ChatGPT in Italia. Allora, questa ChatGPT, che è questo software prodotto da questa azienda americana, sta spopolando e ha spopolato in tutto il mondo. Gli unici a bloccare in questo momento questa tecnologia siamo noi italiani. Ovviamente questa cosa sta facendo... Noi siamo prudenti e conservatori. Oculati. Oculati. Ragazzi, si raggiunge tramite VPN, quindi ho già trovato la soluzione come al solito. Questo per dire, ma che cos'è ChatGPT? Perché è un software. Andiamo... però molti ne dicono che cos'è, spiegano bene nel dettaglio. Allora, cosa fa? ChatGPT è in grado di rispondere a qualsiasi domanda, superare esami e persino codificare un intero sito web. Doti che preoccupano molti, compresi gli addetti ai lavori, tanto che la scorsa settimana importanti personalità nel mondo della tecnologia, tra cui il capo di Twitter Elon Musk, hanno richiesto la sospensione di questi tipi di sistemi di intelligenza artificiale nel timore che la corsa al loro sviluppo sia ormai fuori controllo. Infatti quello che sembra è che non so, quando abbiamo iniziato a parlare di intelligenza artificiale abbiamo tutti pensato, vabbè, è una cosa che arriverà nel tempo, un po' come il metaverso. Ma sì. E invece è una cosa che sta galoppando di giorno in giorno, quindi oggi le applicazioni, e ne vedremo alcune, dell'intelligenza artificiale fanno spaventare, ma proprio per il risultato realistico di quello che producono. In particolare ChatGPT è un software a cui puoi chiedere di produrre un qualsiasi testo, un qualsiasi elaborato che possa essere dagli auguri di Natale fino a una tesi di laurea, potrebbe essere anche di Laura. O di Francesca. Dipende. Scusa, sono già in fase pasquale. Oppure, che ne so, chiedere di produrre un libro piuttosto che una lettera d'amore, una canzone. Infatti io ho chiesto di produrre i testi per questo programma. E infatti tu stai leggendo il copione di ChatGPT. Devo dire che ha lavorato bene. Bene. La cosa incredibile è che ovviamente è un software apparentemente gratuito e quindi tutti possiamo accedere a questo mezzo per produrre senza fatica, senza profondere energia, no? Nemmeno più dover studiare, perché se oggi un tema, una tesi la può fare un software, noi possiamo permetterci il lusso
di non studiare. Esatto. Quindi la domanda che ci stiamo ponendo oggi è: stiamo sviluppando un'intelligenza artificiale per permetterci di essere noi più stupidi? Questa è una bellissima domanda, a cui non va data una risposta. Sicuramente già non ce l'ha. No, quindi, tra l'altro... non è un mio problema. Potremmo chiederlo a ChatGPT. Potremmo chiederlo a ChatGPT, ma intanto l'abbiamo nominato più volte, abbiamo fatto un giro su TikTok, abbiamo cercato di estrapolare qualche contenuto interessante che ci spiega se ChatGPT è tutto oro quello che luccica. Vediamo. Vi giuro, vi tolgo un minuto, però ascoltate questa cosa che non mi sta facendo dormire la notte. Qualche settimana fa è stato rilasciato ChatGPT, un'intelligenza artificiale che serve per scrivere testi. Può fare delle cose incredibili. Può scrivervi la trama di un romanzo, i dialoghi di una serie TV, può persino scrivervi una dieta o una consulenza legale. È talmente figo che in 5 giorni dal rilascio ha raggiunto 1 milione di utenti. Per darvi un'idea, a Netflix ci sono voluti 3 anni per raggiungere 1 milione di utenti. Il problema è che, come c'è scritto anche sul sito di ChatGPT, esattamente qui, ChatGPT non ha nessuna idea se quello che vi sta dicendo è giusto o sbagliato. Sta solo riproducendo del linguaggio umano. È talmente vera questa roba che vi sto dicendo che a un certo punto ChatGPT ha prodotto un documento scientifico per provare che i churros, che sono dei dolcetti messicani, possono essere usati al posto dei bisturi in sala operatoria. Se voi leggete quel testo, sembra un testo scientifico. Quindi per favore, raga, per favore, quando arriverà anche da voi, ricordatevi dei churros. Ci ricorderemo tutti del churros, però questo ci dà una grande verità, nel senso che, essendo un robot, eseguisce degli ordini. Esegue degli ordini. Se noi chiediamo di costruire un nesso logico tra due cose apparentemente lontane, la macchina lo fa. Come lo fa, in che modo, non possiamo rispondere noi, può rispondere probabilmente il nostro ospite, no? Ma credo proprio di sì, perché loro ne hanno sviluppata un'altra qui in Italia. Per una che è bloccata e non, esatto, è made in Italy, sarà molto contenta la Premier o il Premier. Il Premier Giorgio. Oggi abbiamo trovato qualcuno che ha sviluppato un chatbot, se si dice così, adesso chiederemo. Made in Italy. Che si chiama Pepperoni. Esatto. Giusto, esatto. Corretto. Abbiamo in collegamento Renzo Marrazzo. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Allora, intanto ci devi subito assicurare che tu sia fatto di carne e ossa e che non sia una riproduzione, un avatar di intelligenza artificiale. Sì, dovremmo mettere dei sistemi di autenticazione a 2 fattori. Aiuto. Senti, abbiamo provato a spiegarlo noi. Bravo. Abbiamo visto in questo TikTok. Ci spieghi come fa un software, non voglio entrare troppo nei tecnicismi, ma come fa un chatbot a produrre un elaborato così apparentemente perfetto, eventualmente con poche cose da correggere? Ma essenzialmente questi nuovi sistemi di intelligenza artificiale non sono altro che dei sistemi che apprendono e capiscono un po' le varie correlazioni che ci possono essere fra più argomenti o fra le modalità in cui magari un utente medio, una persona umana parla, scrive, produce dei documenti, e cerca a suo modo di riprodurre un po' questi contenuti in base a quelle che sono le richieste dell'utente. Perché non bisogna dimenticare che essenzialmente non inventa nulla, diciamo. Quindi quando parlavate prima del discorso dello studiare, quindi adesso non ci resta solo che diventare più stupidi, può anche essere parzialmente vero, ma serve sempre qualcuno che di cose serie e di studi ne faccia, perché alla fine questi sistemi vengono addestrati sul materiale prodotto sempre e comunque da umani. Questo è vero, però c'è una cosa che spaventa un po' tutti, che io ho letto... Quella che spaventa Elon Musk? Sì, probabilmente anche lui, che questi software si chiamano intelligenza artificiale anche perché non smettono di imparare. È vero che copiano, scopiazzano, mettono a paragone, prendono da diverse fonti per poi creare un elaborato inedito o apparentemente tale, però poi nel tempo imparano ad affinarsi. È come se avessero una memoria. Una memoria, quindi sì. Funziona esattamente come un cervello, no? Come un cervello umano, se vogliamo, anzi meglio, anche più performante. Certo, noi dobbiamo vedere questi sistemi come se fossero, possiamo dire, dei bambini che imparano, che apprendono, che capiscono magari come comportarsi reagendo a quelli che sono i feedback che gli utenti danno. Non a caso su tutte queste applicazioni ad ogni risposta che viene generata dal sistema viene richiesto di dare un feedback.
positivo, negativo, se era quello che ci aspettavamo, se la risposta è di qualità alta oppure ci aspettavamo di più. Questo comunque perché ogni feedback che noi diamo al sistema serve per ottimizzare quelle che sono le risposte che vengono generate. Quindi, ripeto, dobbiamo partire sempre dal concetto che ci stiamo interfacciando con un bambino che impara da noi. Renzo, scusami, ma tu non hai paura che, siccome voi avete sviluppato, diciamo, proprio qualche istante fa un'intelligenza artificiale made in Italy che si chiama Peperoni, non hai paura che un giorno questa intelligenza possa rivoltarsi contro di te, fregarsi soldi in banca, non lo so, cioè licenziarsi, usare le informazioni date contro di te. Esatto. Ma diciamo che al momento è comunque tutto gestito sempre dall'uomo. È la prima cosa che dico sia ai nostri clienti che internamente quando lavoriamo su questa tipologia di applicazioni è che non bisogna mai dare per oro colato tutto quello che viene generato da quel sistema lì, perché ancora c'è un altissimo livello di errore e la capacità dell'umano in questo caso deve essere proprio quello di saper discriminare se una risposta è corretta o no. Quindi un supervisor. A proposito di questo, sulla questione dell'errore o degli errori, no? E sulla perfettibilità, abbiamo trovato un contenuto su TikTok perché mentre voi avvisate i vostri clienti, insomma, di quelli che possono essere le pecche, ci sono invece molti studenti che non se ne fregano proprio niente e lo utilizzano per con fiducia per elaborare temi o tesi, come ho detto prima, la tesi di Laura. Di Laura. Effettivamente. Vediamo. Perché fare i compiti se l'intelligenza artificiale può farli al posto tuo? Con l'arrivo di strumenti come ChatGPT, questa è la domanda che si sono posti molti studenti, che infatti hanno iniziato ad utilizzare l'intelligenza artificiale per scrivere i testi richiesti dai professori. Un passo indietro, ChatGPT è un chatbot, cioè un sistema di machine learning a cui è possibile chiedere praticamente qualsiasi cosa chattando. Scrivimi una canzone, dimmi cosa cucinare in base a quello che ho nel frigo, scrivimi 10 post sul Natale per la mia azienda di valvole oleoidrauliche. Le risposte pescano da un enorme numero di informazioni che sono state date in pasto al sistema, che comunque continua a imparare, quindi a diventare sempre più intelligente. Ecco, questo sta rompendo la scuola. Vi faccio un esempio. Chiediamo ai miei follower su cosa devono scrivere un tema. Qual è un argomento su cui i vostri prof vi hanno chiesto un tema? Ok, il viaggio nella Divina Commedia. Scrivimi un tema sul viaggio nella Divina Commedia. Ed ecco un testo che magari non è perfetto, però è un ottimo punto di partenza avanzato, basta solo sistemare un paio di cose. Ecco, ChatGPT si è già reso protagonista di un episodio particolare. Il professore universitario Darren Houston Hick ha scoperto che una sua studentessa l'ha utilizzato per scrivere un tema di 500 parole sul paradosso del terrore di Hume. Ho provato a farlo anch'io. ChatGPT ha impiegato 59 secondi per scrivere il testo. Ma come ha fatto il professore a rendersi conto del trucco? Questo è forse l'elemento più interessante della storia, perché alcuni elementi del testo hanno messo in guardia Hick. Il modo in cui è stato scritto il contenuto, che soprattutto nella seconda parte tendeva a perdersi in giri di parole, non tornavano al professore, che ha usato uno strumento sviluppato peraltro dallo stesso team che ha sviluppato ChatGPT per scoprire se quel testo fosse stato effettivamente scritto da un'intelligenza artificiale. Uno strumento utile ma non perfetto, perché il funzionamento di ChatGPT è molto complesso e quindi è molto complicato scoprire se ha scritto un testo, anche per l'intelligenza artificiale. E quindi il problema è che in questo momento, soprattutto fino ai primi anni dell'università, questi sistemi possono di fatto rompere la scuola. E individuare i falsi non è così semplice. Lo stesso professore ha ammesso che se la studentessa poi non avesse ammesso la colpevolezza, non sarebbe riuscita ad avere abbastanza prove per accusarla davvero. E questo tema merita una riflessione, perché se ChatGPT, che ha solo poche settimane di vita, continua a migliorarsi e a diventare più intelligente, dobbiamo pensare al futuro e a come la scuola potrà tutelarsi contro questa intelligenza artificiale. Allora, molto interessante, molto efficace, sono rimasto colpito dal tempo che ci mette questa software o questi software, come per esempio quello del nostro ospite, nel generare un elaborato, no? Perché io ricordo qualche anno fa, quando volevamo scaricare una canzone, ci si mettevano anche 2-3 giorni, ore. 4 giorni, no? Delle ore vere e proprie. Adesso in 59 secondi ti può tirare giù un libro vero e proprio, no? Eh sì. È incredibile l'utilizzo. Però tra tanti difetti di questa macchina, di questo software, c'è il difetto più grande, è quello di essere sincero, nel senso che poi il software riconosce se è stato utilizzato un testo fatto da quella macchina, no? Per fortuna. Non sei preoccupato da questi utilizzi malsani? Sinceramente direi di no.
Ma più che altro perché magari vista in prima battuta può sembrare un qualcosa di, cioè, che va un po' contro a quello che è tutto il mondo della scuola, dell'apprendimento. Io invece lo vedo un po' più dal punto di vista del utilizzare questi strumenti come gli utility, come strumenti di supporto. Ovviamente alla base di tutto ci deve essere sempre lo studio e soprattutto in questa fase storica, dove magari il contenuto ci arriva anche un po', tra virgolette, gratis, dobbiamo sviluppare ancora di più quello che è il nostro senso di analisi e valutazione di quello che viene generato. Quindi magari mi posso far aiutare per generare un contenuto, ma alla base ci deve essere sempre una mia analisi approfondita e un mio senso di validazione di quello che è il contenuto o l'output che ho richiesto a questi sistemi. Dobbiamo dire che noi italiani non ci siamo fatti attendere, perché prima si parlava, no, di essere stati sgamati all'estero. Uno dice, no, secondo te noi italiani siamo da meno in questo? Certo, allora vi no. Faccio vedere il contenuto di Scuolanet, perché anche in Italia ha mietuto le sue vittime. Eh sì, ChatGPT e tesi di laurea. All'università i primi casi sospetti, si studia software per scovarli. All'università di Firenze alcuni elaborati sembrerebbero portare la firma invisibile del chatbot più famoso del mondo. Io non ho dubbi, guarda. Allora, ti chiedo questa cosa perché l'abbiamo pensata un po' tutti. Questo blocco del garante della privacy, che si sofferma su questioni di dati, di privacy e quant'altro, ci fa pensare che in realtà è un pretesto per intanto darci il tempo per capire tutti quanti meglio la materia. Domanda scomoda, tu hai un software concorrente, ChatGPT, su questo voi siete al momento tranquilli, potete essere in commercio, giusto? Sì, diciamo che noi come software di Peperoni AI, che è stato poi implementato anche in FMWorld e in altri nostri servizi, utilizziamo una sorta di pool di modelli e intelligenze artificiali, quindi tutto quello che è il dato che l'utente ci dà in, diciamo, pasto, per noi è ininfluente, cioè noi non teniamo conto di quelle che sono le informazioni dell'utente, perché il nostro unico scopo sin dalla nascita del sistema e del servizio è quello di mettere a disposizione degli utenti queste intelligenze, questi modelli, dandogli un tocco un po' più empatico. Quindi noi ci concentriamo più sul empatizzare queste risposte, dargli un po' una fisionomia umana, quindi tutto quello che il garante della privacy, diciamo, tiene in conto, quindi come vengono gestiti i dati, dove vengono salvati, che fine fanno i dati che gli utenti inseriscono, se vengono o meno trasferiti in paesi extra UE, a noi essenzialmente non ci interessa, perché noi non andiamo a gestire i dati dell'utente e, ripeto, allora, non Renzo, è una... Devo strapparti una promessa, perché l'argomento è molto interessante ed è tanto anche complicato da spiegare in pochi minuti televisivi. Come sanno i nostri spettatori, noi abbiamo anche una trasmissione radiofonica dove poi approfondiamo per molto più tempo gli argomenti, quindi ti strappiamo la promessa di poterti intervistare anche in radio, e coloro che sono molto interessanti a questa tematica, cioè tutti, possono seguirci e entrare nel dettaglio. Vorrei lasciare per un attimo l'argomento chatbot e negli ultimi minuti di questa intervista mostrare a te e agli altri anche le altre applicazioni dell'intelligenza artificiale, perché da una parte abbiamo un software che produce testo, e poi c'è un altro software che sta facendo molto discutere perché produce immagini grafiche che sono realistiche. Allora il caso più eclatante è quella che riguarda proprio il Papa. È vero, Papa Francesco col giubbotto bianco da trapper fa boom di click, ma sì, è un fake. Sì. Anche Trump a cavallo, ho visto. Esatto. No, Putin a cavallo. Esatto, in queste settimane sono state chieste a questo software di produrre delle foto realistiche del Papa con indumenti un po' da trapper, no? Questi indumenti giovani molto costosi. Il risultato è talmente stato realistico che si pensavano fossero reali. Esatto. E quindi la cosa ancora che ci fa più pensare è che poi i sistemi di informazioni, i portali e tutto quanto le hanno rilanciate come se fosse una notizia vera, e se si va a leggere i commenti della gente è indignata. Indignata, i commenti sulla ricchezza, poi non cambia la ricchezza della Chiesa, però in questo caso sì. Me la rimandi un attimo questa foto, perché è particolare vedere il Papa, poi tra l'altro, che non se la sta passando benissimo, quindi proprio nel momento, vero, in cui era il Gemelli, poverino, tutti a criticarlo per questo piumino. Sì, vabbè. Ma come dicevi tu, ci sono tante altre foto. C'è un'altra categoria che è molto molto indignata. Indufalita. Quindi abbiamo visto i testi,
le foto, non vi diciamo la musica che si può creare da zero, ma siamo lì vicino, cugini sono i doppiaggi. Pensate, si possono riprodurre dei veri e propri doppiaggi. Leggiamo cosa dice Open. Doppiaggio virtuale creato dalla AI, cos'è la nuova tendenza del cinema e perché potrebbe togliere il lavoro ai doppiatori? E sono molto preoccupati effettivamente. C'è un'intera categoria dei doppiatori che è preoccupata, perché ci sono software che campionano la loro voce, quindi noi possiamo avere la voce di chiunque gratis e avere un risultato realistico, per cui probabilmente, come dice questo articolo, domani non serviranno più i doppiatori, andando così ad uccidere una delle arti più belle al mondo, ma in particolare in Italia. Non è soltanto un blocco questo dell'intelligenza artificiale del garante della privacy, prima abbiamo citato Elon Musk, infatti sempre TG.com dice questo. Lancia l'allarme sull'intelligenza artificiale, un rischio per l'umanità. A lanciare l'allarme è il patron di Tesla, con 1000 fra ricercatori e manager che in una lettera aperta chiedono uno stop e una moratoria dei governi per evitare il temuto scenario Terminator. Su questo non so se Renzo vuole dire la sua, e con questo magari chiudiamo con un messaggio forse di speranza per l'umanità. Esatto. Perché se no ce ne andiamo terrorizzati. No, perché se anche Elon Musk si espone così tanto... noi comuni mortali un po' siamo spaventati. Facciamo? Dacci una pillola così poi ci salutiamo. Sì, diciamo che non vorrei lanciare un alone di allarmismo, ma voi avete parlato di immagini, avete parlato di testi, ma essenzialmente si può fare un po' tutto. Noi sarà ormai 4-5 anni che facciamo test su questi servizi e vi posso dire che si possono generare video con degli avatar molto simili all'umani. Si possono generare addirittura delle trasmissioni radiofoniche completamente gestite dall'AI, si possono generare degli spot pubblicitari sia video che audio completamente gestiti. Renzo, quindi abbiamo fatto bene a dire che probabilmente questa sarà l'ultima puntata di Fattacci. Abbiamo finito di lavorare. A costo zero si possono riprodurre le nostre voci e si possono dire anche cose scritte meglio. Quindi più sensate voi. Più sensate. Oggi capite, ma finite di pazziare. Renzo, ci devi dare un messaggio di speranza, cioè hai finito da accidere, come direbbe. Sicuramente... Sicuramente non ci sarà mai tutta questa simpatia, diciamo, in onda. Meno male. Grazie, ringraziamo Renzo Marrazzo. Sono l'unico a essere confermato. No, non credo. Grazie, insomma, per questo messaggio. Grazie anche, vabbè, per quello che fate. Approfondiremo ancora di più questa notizia in radio. Grazie a tutta FM World, tra l'altro, che si occupa di radio forse nel migliore dei modi possibili. E anche all'altra branca della società, che è 22HBG, che si occupa proprio dello sviluppo dell'intelligenza artificiale Peperoni, che abbiamo. Che non è bloccata, quindi insomma prosegue la sua corsa. L'ultima chicca la facciamo dare dal divulgatore tecnologico per eccellenza, che vorrebbe tranquillizzarci, ma non so. Se ci riesce. Montemagno. E poi pubblicità. È lui. Se per caso hai un minimo dubbio su come andrà a finire tutta questa vicenda dell'intelligenza artificiale, con Elon e gli altri che hanno firmato la lettera dicendo fermi per 6 mesi, non avanziamo, che se no l'umanità è distrutta. Apro parentesi, Elon sta facendo anche il concorrente di OpenAI e quindi vuole prendersi 6 mesi di tempo. Chiusa parentesi, andrà a finire così, con questo video semplice, dove c'è l'umano che gioca carta, forbice, sasso, chi perde piglia lo schiaffone, e gioca lo schiaffone. Ma astuti noi umani, quando dobbiamo prendere lo schiaffone, mettiamo la facciotta finta e il robot schiaffeggia la facciotta finta. Per quanto dura però questa capacità di controllare l'intelligenza artificiale? Non per tanto, perché dopo un po' il robot guarda l'umano e dice ma guarda, sono molto più intelligente di te, togliamo la facciotta finta e ti tiro un bel ceffone. Parafrasando il saggio, il mondo è fatto a scale, ma l'intelligenza artificiale sta prendendo pelin la. Bentornati a Fattacci, notizie prese in giro. Noi siamo ancora scossi per il blocco precedente che abbiamo chiuso, insomma, con questi messaggi che ci riportano a un futuro. Una volta abbiamo detto film di fantascienza e ci stiamo rendo conto che no, è proprio senza fanta, esatto, solo scienza. Cioè, quindi futuro distopico, no? Com'è? Distopico. 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 Ah, vedi. L'avevo detto io che era...
che andava a finire in una certa maniera. Sì, esatto. È incredibile, perché io poi, a proposito di distopismo... No, no. Non so se no, si dice così. Di distopia? No, di sto argomento. O distotopic. A proposito di distotopic, qua, io mi sono permesso di collegarmi con l'hashtag di Gian, che è il mio momento preferito. Ah, ti sei permesso? Sì. Perché il tuo momento preferito, non a caso. E di tanti altri telespettatori. Ma parla per te, ecco, non allargare. Ho fatto un sondaggio. Uh-huh. Basta questi sondaggi, ecco. Tramite il nostro edificio campione. Certo. Sì, il condominio campione. La tua palazzina, mia zia, mia mamma. Esatto. Che il sabato sera seguono sempre Fattacci. Molto bene. Quindi, a proposito di questo, io ho fatto un link, non so se sei contento. Cioè, vabbè, un minimo. Un collegamento. Non è che dobbiamo per forza parlare inglese. Allora, indovina oggi, Gian, per il cosa, cioè, per quale argomento intervengo? Gian, per il so? Per il sociale? No. Per il sociale. No, per il social. Ah. Per il social, bello. Non suona benissimo. Non tantissimo, per però. Per il social e anche per il sociale. Cioè il sociale è per il social è per il sociale. È un po' tutto... Sono confusa. Gian per l'artificiale, facciamo così. Gian per l'artificiale. Ma non è che per forza bisogna dare una categoria alle tue notizie. Basta già l'hashtag di Gian, guarda. Gian per il distopico, signore. Esatto. Vabbè. Allora, prima di lanciare l'hashtag, Elena, certo, faccio un piccolo quiz. Allora, dunque, cos'è la prima cosa? Lo chiedo prima a Bera, poi anche a te, per fare proprio la par condicio. Cos'è la prima cosa che guardi in una persona? Una donna, cosa guardi? Beh, io... Non le parti. Elena, tu cosa guardi? L'estetica. La bellezza. Ma come siamo materiali? Vabbè, gli occhi sembrano... La prima. Ma hai sentito io cosa ho detto? Il cuore. Pensavo il cuore... Io guardo il quoziente intellettivo, per esempio. L'intelligenza spesso... è ovviamente un'arma di seduzione. Esatto, quindi prima guardi l'intelligenza e poi guardi la bellezza. Capito che per essere seducenti possiamo anche delegare un'intelligenza artificiale. Bravissimo, quindi se l'intelligenza è artificiale, quindi una persona decerebrata ma meno ragiona con l'intelligenza, la bellezza come può essere, Elena? Artificiale, lanciamo questo hashtag, terza posizione, bellezza artificiale. Sono stato bravo? No, però insomma, devo dire che l'argomento è interessante. Ma io non ho capito, cioè, ma lo fai tu e va bene, cioè, fai le interrogazioni. Devo dire, sono curioso perché hai fatto un ottimo collegamento, vero? Perché sono due argomenti, no? L'intelligenza e l'estetica, no? Viviamo in un momento in cui abbiamo capito che possiamo delegare una macchina alla nostra intelligenza. Possiamo delegare anche la nostra bellezza a un'intelligenza. Possiamo, perché anche la domanda che ci siamo fatti prima, no? Possiamo decidere di essere pigri perché stiamo istruendo qualcuno, no? Al posto nostro. Allora possiamo essere anche pigri esteticamente. Curarsi. Perché tanto c'è qualcuno che ci rende belli. Bravo. Allora, vorrei andare nel dettaglio della notizia, ma prima purtroppo devo sfatare un mito. Tutte le influencer che tu segui su Instagram e che ti piacciono, in realtà sono bruttissime. No, non è vero, non si dice nemmeno. Mi dispiace, soprattutto quelle che segui su OnlyFans a pagamento. No, non è vero. Quindi paghi per vedere dei cessi. Ma cosa sta dicendo? Hai ripartito benissimo. È per estremizzare il ragionamento. Allora, vediamo qual è la notizia da cui partiamo. TGCom viene in soccorso, mi salva per fortuna. Bravo. Sì, per fortuna abbiamo qualcosa che sostiene questa teoria. Bold Glamour, il filtro della bellezza finta che spopola su TikTok, spaventa gli esperti. A meno di un mese dal lancio, il trucco creato dall'intelligenza artificiale è già stato utilizzato più di 10 milioni di volte. Ma gli psicologi avvertono, ai giovani arrivano messaggi di inadeguatezza. Allora, questo è un argomento molto interessante. Qua capisco quando tu dici per il social e per il sociale. Ormai i filtri li conosciamo questi tutti. Questi sono i psicologi. Guarda come stanno i psicologi. Questo è il moralizzatore, sembra Filippo Roma delle Iene. perché i filtri li usiamo tutti, non soltanto i ragazzini e le ragazzine, ma ormai...
anche più adulti, no? Sì. Perché nascondiamo la nostra insicurezza dietro a un filtro che ci rende sempre belli. Insomma, no? A volte è comodo. È comodo. Cioè, quando non sei truccato è comodo. Non solo, anche se ti alzi male la mattina, sei gonfio, o anche semplicemente se non ti piace abbastanza, il filtro ti viene in soccorso. Aiuto. Però è un doping, perché poi in realtà non è che curi le tue insicurezze. Poi quindi... ci sono persone come me che non hanno bisogno del filtro bellezza, infatti guarda. Sono splendido già così, senza da nessun solo. Filtro. Maleggiamo. No, anche perché stavo per dire che ci sono tanti filtri, ci sono i filtri esatto, comici, divertenti. Quelli sì. Invece il filtro, penso, su cui tu voglia concentrarti, qua lo chiamano Bold Glamour, ma anche conosciuto come Glamour Audace. Vero. Bravo, bravo. Vedo che lo conosci. Penso che sì. L'hai utilizzato? No. Per sentito dire. Per studio sì. Della... L'amica che su, ti su ha TikTok. Detto come funziona. Andiamo nello specifico. Si chiama Bold Glamour. Il nuovo filtro bellezza finta che spopola su TikTok ed è già finito nella bufera. A meno di un mese dal lancio, il trucco del social cinese creato dall'intelligenza artificiale è già stato utilizzato più di 10 milioni di volte, mentre l'hashtag Bold Glamour ha ricevuto oltre 355 milioni di visualizzazioni. Caspita. A catturare subito i ragazzi della Gen Z è stata la precisione dell'algoritmo. A differenza dei filtri del passato, Bold Glamour non solo non va in tilt se passiamo una mano di fronte alla videocamera, ma risulta molto più convincente e realistico. Ma gli esperti mettono in guardia. Dai social continuano ad arrivare messaggi ai giovani di inadeguatezza. Allora, io ho visto questo filtro, devo dire, perché è diventato un trend su TikTok ed è incredibile veramente la precisione di questo filtro, che dicevamo, molti filtri sono divertenti, no? si usano a scopo ludico. Vero. Però si vede che sono... Basta pochissimo in realtà per vedere che... Sono proprio delle maschere, invece questo filtro riesce veramente... Si appiccica completamente e riesce a leggere i movimenti, quindi i capelli che passano, una mano, e quindi a un occhio disattento può sembrare la realtà. E quando la finzione può sembrare la realtà è qua che poi intervengono gli psicologi e l'allarme sociale. E anche qui è colpa dell'intelligenza artificiale. Bravissima, infatti vediamo. Chiediamo come funziona. Sfruttando le nuove tecniche di intelligenza artificiale generativa, l'algoritmo applica in tempo reale sui video la quantità di trucco e filler giusta per un look da influencer. Le rughe scompaiono, le labbra si gonfiano e le imperfezioni vengono rimosse. E il nostro vecchio volto lascia spazio a qualcos'altro, un nuovo io digitale da copertina che esercita un appeal irresistibile tra i giovanissimi che popolano TikTok. Ma non solo, anche VIP e influencer sono state rapite dalla novità. Allora, su questo, intanto... fa riflettere tanto come alla fine noi cerchiamo di essere belli a tutti i costi per crearci un'immagine, no? Vero. E anche in questo caso, attraverso l'intelligenza artificiale, stiamo delegando, no, la nostra immagine a una macchina che ci migliora, no? Per quei 15 secondi. Quei 15 secondi per apparire. Quindi, intanto, l'unica cosa buona che vedo è che possiamo risparmiare un sacco di trattamenti di make-up, sì, dall'estetista, dal chirurgo. Sì, però è una truffa. È una truffa. Allora, facciamo così, un esperimento, così live e poi... Ah, perché lo possiamo anche... veramente utilizzare? Sì, lo utilizziamo, adesso abbiamo... Incredibile! Con Lorenzo Fantini in regia abbiamo applicato il filtro bellezza... Che faremo un test su. Allora, io faccio un countdown. Non ne abbia bisogno, però, lo voglio ripetere. Guardate questa bellezza. Facciamo un countdown da 3 a 0 e allo 0 il volto di Gian. Come ti chiami? Gian, vero? Gian. Diventerà improvvisamente bello, bellissimo. Vediamo, Dai, vediamo. 3, 2, 1. Perfetto. Ma. Posso accoppiarmi anche con te, no? Perché il filtro fa delle cose magiche. In questo caso dovremmo fare tipo Goku, fusione! No, in realtà, questo è che tu ovviamente hai preso un filtro insieme all'aiuto di quell'altro ciarlatano del nostro regista, avete taroccato il sistema, il filtro, perché il filtro non ti cambia proprio così tanto. Proprio così tanto. No, ti cambia così tanto. No, così tanto no, così tanto che sennò ti sarei già saltato addosso. diciamo che lo posso usare sia alle ragazze che ai ragazzi, perché insomma sì, vero, è adattabile. Vero. Esatto. Allora, per entrare meglio nel dettaglio, per capire, no, come funziona questo filtro, perché abbiamo fatto tante chiacchiere e poche immagini, vediamo veramente come funziona questo filtro. Ho l'impressione che i creatori di filtro stanno facendo veramente un ottimo lavoro, cioè questo è un filtro. Siamo abituati ai filtri Kardashian in cui se tipo ti passano gli occhi davanti alla faccia ti si rimuove immediatamente, magari vedi le piccole ciglia che escono, oppure se magari passi, che ne so, la mano davanti alla faccia ti si leva, ti si sposta tutto.
questo è incredibile, sembra che faccia parte della mia faccia, cioè posso fare qualsiasi cosa e non si vede, non si leva, cioè sono un'altra persona, questa sono io con filtro e questa sono io senza filtro. Ah! No, non fare così, no. È una ragazza mamma bellissima. Che paura, bellissima. Mamma mia. No, l'unica paura l'hai fatta prendere i nostri fonici che hai urlato nel microfono. Mamma mia. La nostra Valentina gli sono diventati i capelli ancora più biondi senza doverli ossigenare. Ragazzi, ma questi sono scherzi che non si possono fare a una certa età, mi viene un infarto. In realtà già questa ragazza era bellissima, però se non ce l'avessero detto, se non ci avesse detto che quello sulla sua faccia, sul suo volto era già un filtro, noi avremmo tutti pensato che era ben truccata, insomma, pronta per fare un video da presentare sui social. Solo quando si è toccato la faccia si è un po' deformato. No, perché il filtro si è come avete potuto vedere, come ha dimostrato lei, anche passando le mani o i capelli, proprio a un occhio, guardate, ecco, se voi rivedete, cioè non sembra, uno potrebbe, ecco, questa differenza, a parte che è bella uguale. Bella è bella, però ti viene un colpo. Nel senso che lo stacco è forte. Più che altro valorizza poi attraverso l'intelligenza artificiale quelli che sono dei canoni estetici, no? Il trucco in un certo modo. Che però sono artificiosi. Che sono artificiali. Sono quelli di questo periodo, adesso va così. Allora, il trend del momento, che penso che l'hanno visto, mi ha scritto Nadia, perché tu ormai hai perso l'uso della scaletta, quindi riprendo in mano io la nave. Molti VIP, molti personaggi famosi stanno cercando anche di fare informazione su questo, anche buona educazione, perché questa è un'occasione giusta un po' per perculare questo filtro, perché è palesemente finto, è palesemente dannoso, ma anche per dire che quello che vediamo sui social non è la realtà e dobbiamo essere bravi a distinguerla. Tra questi ci sono le Donatellas. E ragazzi, eccoci con il filtro, non c'è bisogno di dirlo, ovviamente è palese che abbiamo il filtro, sopracciglia disegnate, occhio da gattina e labbra abbastanza finte, posso dire? Mm-hmm. Mm-hmm. E ora? Dai! Ma in realtà noi siamo... in realtà noi siamo queste, quindi non credete a tutto ciò che vedete sul social, perché c'è un sacco di farlocame in giro. Il taroccame. Loro hanno preso bene, a ridere, hanno preso benissimo, perché guarda, forse l'unica cosa buona di questo filtro è che ha generato, no, un movimento tra i personaggi famosi in cui tutti ci si prende un po' per i fondelli. Ma anche altri utenti, no, perché poi ovviamente non solo i VIP utilizzano questi filtri, lo utilizzano un po' tutti, e abbiamo preso due TikTok, uno di una persona che anche senza filtro è felice uguale, uh-huh, no? E poi vediamo l'altro, vediamo il primo. La perfezione? Mi dispiace deludervi, ma non esiste. Trucco sbavato, rossetto andato, perché ci ho dormito sopra di pomeriggio. Ma sono meno bella di prima? Non credo. Brava, ci sta, giusto. Allora, della stessa tesi, o quasi, è la prossima ragazza nel nuovo TikTok. Ragazzi, non credete a tutto quello che vedete sui social. Ora vi faccio vedere il perché. Ecco, questa sono io senza filtro. I mortacci, fammi rimettere filtro. Si è spaventata da sola. Fa un po' questo effetto. Era convinta, però ho detto, aspetta, fammela rimettere. Che bisognerebbe... È un istante non che ti abitui. Sì, però non demonizziamo. Ma sì, ti abitui, è quello. Ti abitui. Nel senso che tu poi, quando ti guardi in quel filtro, dici ma non sarà proprio così tutto finto, no? Qualcosa di vero. Qualcosina di vero ci sarà. Cioè. Poi lo vai a levare e ti prende l'infarto come stava prendendo a te. Però in prima persona. Allora, è interessante, visto che sul TGCom tu hai detto e abbiamo letto, no? Insomma, che un po' tutti si stanno allarmando. Noi ci scherziamo, ci ridiamo su, per fortuna. Vediamo anche molti VIP ci scherzano e stanno educando sull'utilizzo di questo filtro e dei social in generale, ma gli psicologi sono un po' preoccupati, no? Molto preoccupati, infatti noi abbiamo... convocato una dottoressa che ci risponderà, psicologa e sessuologa, bravissima, che ci risponderà su tutte le nostre senza filtri. Diamo il benvenuto ad Anna Maria Giancaspero, buonasera e benvenuta. Buonasera a voi. Grazie. Dottoressa, buonasera. Grazie intanto di aver atteso fino a questo punto. Abbiamo dato delle baggianate incredibili. No, più che altro che le introduzioni di Gian sono molto lunghe, no? Però devo dire che l'argomento è interessante perché si sposa bene con quello precedente. Prima abbiamo parlato di intelligenza artificiale, adesso di bellezza artificiale. Cioè, cosa rimane di reale in questo mondo oggi?
Se guardiamo i social, purtroppo devo dire molto poco. E tutti questi interventi che voi avete fatto rispetto a TikToker famosi, influencer, sicuramente condizionano tantissimo i giovani d'oggi, soprattutto i ragazzini, nella fascia di età tra i 12 e i 14 anni. Infatti è questa la domanda, dottoressa. Cioè, qual è il pericolo reale per gli utilizzatori dei social che non riescono poi più a distinguere la realtà dal virtuale? Esatto, allora adesso non vogliamo demonizzare assolutamente i social, però bisogna dire che ha una grande influenza sulla percezione della propria immagine, per cui questo poi va a ricadere su tutte quelle che sono le problematiche relative a mi guardo allo specchio, non mi piaccio, il disformismo corporeo, quello che è anche il disturbo del comportamento alimentare. Sono delle patologie che purtroppo sono in forte aumento e pare che la causa sia l'utilizzo eccessivo di questi social e ancora di più adesso con questi filtri pericolosi. Però forse questi filtri, no, che sembrano miracolosi per il risultato che danno, aiutano invece a ragionare su quanto ci sia un artificio, sì, si può dire, sì, certo, no, oggi. Aiutano a capire ancora di più, perché se ad esempio i personaggi famosi dicono attenzione, guardate come siamo noi, no? Questi sono i filtri che si usano su Instagram, questo può portare forse, non lo so, credo, provo a vedere il bicchiere mezzo pieno, gli utenti a dire attenzione, ma se ce lo dicono anche loro, guardate, sono come noi, vengono umanizzate queste immagini, no? Sì, però mi permetto di dire questo, dipende dall'utente. Perché se un ragazzino di 11-13 anni non ha la stessa capacità di un adulto di fare questa differenziazione tra la realtà e quello che lui desidererebbe. Quindi sicuramente il messaggio detto da un influencer famoso ascoltato da una persona abbastanza adulta ha un effetto, da un ragazzino non è sempre così. Ah, questo sì, questo è un ottimo, insomma, un ulteriore punto su cui ragionare, perché effettivamente magari è una comunicazione che a noi adulti ci viene un po' più chiara, e anche perché magari negli anni poi un po' ci siamo abituati alla nostra estetica, alla nostra immagine. E invece un ragazzino, una ragazzina che magari ha già dei paragoni, ma anche proprio tra i propri compagni e le compagne di scuola, poi è una fascia d'età molto sensibile. Molto sensibile, un paragone fortissimo, allora uno dice sai che c'è, applico questo filtro, così migliora la mia immagine e sono insomma livellata al resto, agli altri. Questo però secondo me incide moltissimo sulla propria autostima, cioè finiamo per non accettarci veramente più. Assolutamente sì, è così. E il famoso problema del bullismo presente a scuola incrementa ancora di più proprio a causa di questa immagine che deve essere bella, deve essere perfetta, deve essere performante, e quindi i ragazzini piccolini che sono in fase di crescita spesso rientrano nella presa in giro da parte di alcuni compagni e si innesca un circolo molto vizioso. E in questo circolo i genitori che cosa possono fare per aiutare i figli, o anche le istituzioni, la scuola, i maestri, le professoresse, i professori, che possono fare? Tutti quanti. Allora, l'ideale sarebbe prima di tutto una maggiore responsabilizzazione da parte dei genitori, e quindi essere più vicini ai propri figli quando utilizzano i social, soprattutto quando sono piccolini, no? Quindi piccolini nella prima fase tra gli 11 e i 13 anni. Stare più vicino a loro, guardare che cosa osservano su TikToker o altri social, cercare insieme a loro di fare dei giochi insieme, cioè entrare non nel divieto, ma insieme collaboriamo per vedere cosa si può vedere, cosa non si può fare. Questo sicuramente sì. È importante la condivisione, parlare di queste cose, perché ci sono cose belle sui social, ma purtroppo ci sono anche cose che possono essere negative. Ma io non voglio parlare soltanto di questi filtri, no? Che poi no. Molti sono fatti anche a scopo veramente di divertimento. Ma anche perché tra poco il garante della privacy, come ha bloccato l'intelligenza artificiale, blocca pure la bellezza artificiale. Devo dire che prima parlavamo di adulti, tra i maggiori utilizzatori di questo filtro ci sono proprio gli adulti, no? Sì, che magari è vero che capiscono meglio la comunicazione, però sono anche quelli che hanno a che fare con più rughe, con l'incedere del tempo, e quindi utilizzano questa tecnologia.
C'è da dire che non è soltanto il filtro, perché questo filtro secondo me è veramente la punta dell'iceberg, perché arriviamo anche al figlio di una società in cui poi anche il make-up estremo, sì. No? Infatti abbiamo visto anche nei mesi precedenti, negli anni precedenti, quei make-up che stravolgono addirittura proprio esatto. La fisicità della persona. O i lineamenti, no? Col contouring. O abbiamo parlato anche in altre puntate, abbiamo sensibilizzato sulla questione della chirurgia estetica sui giovanissimi e sulle giovanissime. Quindi cioè, noi capiamo sempre, magari sai, con la vecchiaia, con i segni dell'età uno può anche ricorrere, però invece a 17, a 18, a 20 anni che siamo nel fiore della nostra bellezza e ancora non ci siamo definitivamente formati. Andiamo già artificialmente noi a modificare, non perché per un nostro gusto, ma per essere accettati da una società, da una comunità. Forse siamo tutti un po' responsabili di questo, no? Sì, ma c'è un po' un problema, se posso permettermi, della questione del social, del famoso algoritmo, per cui se un ragazzino magari si sente insicuro e continua a vedere determinati tipi di immagini, queste immagini di belle ragazze continuano ad arrivare, immagini sempre maggiori di belle ragazze continuamente, e questo non fa altro che decrementare la stima per se stesso, quindi invece di migliorare lui si sente non all'altezza della situazione, per cui la sua stima si abbassa e da lì si innescano non mangio, ho disturbi del comportamento alimentare, non mi piaccio, mi isolo, cioè dottoressa, bisogna fare lo stesso effetto che hanno i film hard su di me. No, che come cioè io li guardo e dico ma com'è possibile, sono inadeguato Io mi chiedo com'è possibile darti ancora parola. Però è vero che comunque, se vogliamo cercare di salvare l'uscita di Gian, cioè, comunque si va verso l'inverosimile, quindi il confronto è naturale, è spontaneo e quindi ovviamente si va... Cioè, sembra una battuta, però pensa a quanti ragazzini magari, anche maggiorenni, perché magari possono accedere a siti per adulti, e guardano queste cose mirabolanti. Se ho capito bene, l'importante è avere consapevolezza in quanto genitori, probabilmente anche dare esempio ai figli in come ci si comporta, per mostrare ai figli che appunto non è necessario adattarsi, adeguarsi a quelle che sono le tendenze della società. Io dico sempre che la chiave è la comunicazione, riuscire a comunicare con gli altri, quindi prima di tutto con i propri figli, per poi evitare eventuali problematiche, perché nel momento in cui comunichi sai che cosa vuole l'altro, no? E lo puoi aiutare a vedere certi siti, fare certe scelte, fare insieme delle cose, però la comunicazione. E posso dire una cosa? Che se dice un'altra cazzo, ma non sarebbe bello se sotto le stories o i video dove c'è applicato quel filtro... C'è scritto. C'è scritto. Poi ovviamente... Buonanotte! Amici della notte. Amici della notte, No. Per fortuna c'è scritto, quindi uno lo può riconoscere, ma con un occhio attento, insomma, si riesce. Però ci sono anche... Questo è un filtro palese, ma ci sono tante altre app che sfruttano l'intelligenza artificiale. Adesso non faccio il nome di una celebre app, che è quella più utilizzata da influencer, ma anche dall'utenza normale, per migliorare alcuni lineamenti del volto. La foto sembra veramente realistica e viene pubblicata. Sembra un gesto innocente, ma questo ci rende indipendenti da un'app che ti dice ufficialmente non sei abbastanza per la società, ti miglioro io. E per me questo fa parte di quello che dicevamo già nel primo blocco, di un futuro sempre più preoccupante. Ci ho detto, quel filtro è veramente la punta dell'iceberg, c'è la chirurgia estetica, c'è il make-up e c'è anche il momento in cui noi scattiamo le foto, perché già quello è un filtro, come le scattiamo, quale scegliamo. La posa che aiuta. Quanti appuntamenti al buio, no? Ci hanno deluso perché ci immaginavamo di trovare una persona e poi ci siamo ritrovati Gian all'appuntamento, no? Allora, cioè io vado a tutti gli appuntamenti di tutti per sicurezza. Sarebbe bello conoscersi e riscoprirsi al bar, ma queste sono le cose da boomer che dico io. Grazie dottoressa. Grazie alla dottoressa che ci ha illuminato su tutto questo argomento, e noi in chiusura sull'importanza di accettarsi, ma anche cedere ogni tanto alla vanità e insomma alla semplicità con cui la tecnologia a volte ci migliora la vita, abbiamo trovato un video, quello di Valeria Angione, che è una chicca. E poi pubblicità. Oddio. Che c'è? Come che c'è? Che hai fatto alla faccia? Ma niente. Questo è il filtro che usano tutti. No, guarda, che quello che stai dicendo è molto delicato. Delicata, vero?
Guarda com'è quasi impercettibile. È pericoloso usare questi filtri. Sono talmente reali che alterano la percezione del vero. Dobbiamo imparare ad apprezzarci per come siamo, anche senza queste correzioni. Perché poi è un attimo che l'autostima cala. Ma guarda che io non sono così diversa dalla realtà. Ma manco tua madre ti riconoscerebbe per strada. Certo che sei proprio invidiosa. Ma invidiosa di cosa? Di avere la pelle più liscia di tutta Hollywood messa insieme. Il naso di una dea, le labbra di una amazzone, nessun difetto, nessun bisogno di truccarsi. Vabbè, ho capito, hai ragione, adesso lo tolgo. Ecco qua, bisogna amarsi per quello che si è, con tutti i difetti. Ma in effetti non si nota molto la differenza. Ma seriamente... Bentornati a Fattacci, notizie prese in giro, e prosegue la nostra top trend, oggi una top trend più lunga, ecco, in versione pasquale. Esatto. Cioè, perché a Pasqua si allungano le cose. Vabbè, no? Sai, quando sono le feste uno se la gode un po' di c'è più, abbondanza. No? C'è abbondanza. Beh, brava, vedi che è tutto collegato, soprattutto in questa top trend, perché continuiamo a parlare di artificio. Bravo, di artificialità. Artificio o artificialità? Che no, artificio mi sembrano i fuochi d'artificio. Non è detto. Adesso non entriamo nei dettagli. Comunque, insomma, continuiamo a parlare di un qualcosa insomma, che viene fatto da qualcuno non in, naturalmente. Bravo. Cioè, in maniera naturale. Non in maniera naturale. Quindi sì. C'è lo zampino dell'uomo. Ok. Esatto. Quindi questo è un indizio per non dire subito l'hashtag. Esatto, anche perché anche se ci stiamo arrivando. Anche perché stiamo aprendo una pagina culinaria. Giusto. No? Perché sia in questo blocco che nel prossimo parleremo invece di cibo. Però questo fa proprio un ponte tra quello che abbiamo detto prima e quello che diremo dopo più avanti. Quindi Tutta testa. Cioè, testa. Non so di chi. Questo è il re dei link. Cioè, se lui non linka le puntate, noi non andiamo in onda. Allora, mentre lei ci dice l'hashtag, tu cerchi artificio su Google, se si può dire. Artificio. Artificio, sì. Prego. Seconda posizione, hashtag carne sintetica. Carne sintetica, ecco, questo è uno di quei termini che è entrato di prepotenza, no? Nell'uso comune, vero, nel parlato di noi italiani, anche dei media che stanno parlando più. Ho la definizione di artificio, datemi le cuffie. No, senza cuffie. Allora, artificio, espediente diretto a ottenere effetti estranei o non consentiti dall'ordine naturale o dall'aspetto immediato delle cose. Che può stare. Quindi non correggermi mai più. Perfetto. Ma ci dovrebbe essere... Mai più. È mutanda. Va bene, torniamo a noi. Sapete, questa notizia sta facendo discutere tanti e anche... Diciamo la settimana dei divieti, questa è stata. È vero. Viene bloccato non di si può tutto. Fare niente. Probabilmente la prossima settimana verrà bloccato anche, non lo so, Fattacci stesso. Quindi ce lo aspettiamo. Godiamoci questa puntata. Dipende dal garante della privacy. Dipende. Allora, vediamo, entriamo nel dettaglio, cerchiamo intanto di capire perché è stata bloccata, cosa è stata bloccata e qual è la discussione. Che cos'è e qual è la discussione in atto? Procediamo con Rai News. Stop ai cibi sintetici, divieto di produzione e vendita, multe fino a 60.000 euro. Il Premier, perché così ha chiesto di essere chiamato, Meloni, provvedimento che pone l'Italia all'avanguardia. Maggi di più Europa, il governo invece di fare ricerca e sviluppare una tecnologia si inventa un nuovo reato. Questa cosa sul Premier, la Premier, ho sentito una critica sintetica. Non era una critica sintetica. Io rispetto chi richiede delle cose specifiche. Io ti faccio bloccare dal Premier in persona. Fammi bloccare. Mi rimettete di nuovo questa grafica, gentilmente, di Rai News, perché è interessante. Stop ai cibi sintetici, perché si parla solo di carne sintetica, perché è quella, insomma, che fa più scalpore. Ma ci sono anche i mangimi sintetici. I cibi sintetici sono tantissimi. Però per capire bene che cosa sono i cibi sintetici e in particolare che cos'è la carne sintetica, no? Perché c'è una gran confusione quando c'è una cosa nuova, ovviamente c'è tanta disinformazione. Giusto, è vero. E sulla disinformazione che cresce, prolifera la paura, e quindi abbiamo pescato su TikTok un'esperta che ci dice che cos'è ad esempio la carne sintetica. Prego.
governo italiano vuole vietare la produzione di carne sintetica, carne che tra l'altro noi ancora non mangiamo, perché non stiamo parlando degli hamburger vegetali, di hamburger di soia, no, questa è vera e propria carne che però non viene da un macello ma da un laboratorio. Ok, capiamo prima il metodo con cui viene fatta questa carne in laboratorio. Si seleziona un piccolissimo pezzetto del muscolo che si vuole replicare, si preleva una piccola quantità di cellule, queste cellule si fanno moltiplicare all'interno di un macchinario con dei nutrienti e dell'ossigeno, esattamente come succederebbe all'interno del corpo dell'animale. Piano piano queste cellule si moltiplicano, si legano insieme e una volta cresciuto il muscolo è vivo e si contrae spontaneamente. Ma non è che da questo processo ci cacciamo la bistecca fiorentina, al massimo possiamo farci uscire un po' di carne macinata per fare il ragù. L'unico paese per il momento che ha provato questo metodo e sta producendo qualcosa è Singapore, dove potrete trovare delle crocchette di pollo fatte appunto con carne sintetica. Questa apparente follia della carne sintetica proviene da una vera e propria necessità, cioè noi sul mondo iniziamo a essere veramente tanti e mangiamo un botto di carne. La produzione di carne usa troppa terra abitabile, troppa acqua dolce ed è responsabile per un sesto delle emissioni di gas serra totali nel mondo. Insomma, questa carne sintetica potrebbe essere la soluzione per evitare che il nostro sistema alimentare vada completamente in cortocircuito. Ovviamente questa cosa ha creato un po' di tensione all'interno dell'industria della carne in Italia, dove la filiera della carne bovina vale circa 6 miliardi di euro e coinvolge comunque più di 135.000 aziende. Questo è uno dei motivi per cui il governo vuole vietare la produzione della carne sintetica in Italia. Però non è che per difendere le aziende italiane e sforzarci a non cambiare assolutamente stiamo perdendo l'occasione per innovare e per cambiare il nostro sistema, cosa di cui avremmo assolutamente bisogno? Ecco, basterebbe cercare persone che sanno trattare la materia per togliersi almeno la metà dei dubbi, dei dubbi, no? Assolutamente. Già, cosa stai cercando tu? Il filetto. Allora, in quale parte del mio corpo c'è il filetto? Perché casomai tu dici faccio una donazione di questa piccola parte. No. E poi no? Non so, rientri nella categoria dei bovini? O? Vabbè, la pancetta c'è. La pancetta c'è. Quindi è suino. Vabbè, allora, intanto ringraziamo le spiegazioni fatte in questo TikTok che sono state chiare. Ma la frase lampante è questa: stiamo crescendo troppo in questo pianeta e mangiamo troppa carne, di conseguenza non basterà il bestiame. Sta diventando insostenibile. Non parliamo soltanto poi dell'inquinamento, insomma, degli allevamenti intensivi, tutto quello che concerne. Però immaginate che se poi un giorno bisognerà sfamare una popolazione che arriverà, che ne so, a 10 miliardi di persone e non ci sarà più abbastanza carne, quanto arriverà a costare quella fettina che oggi noi compriamo a 8 euro? Diventerà un bene di lusso. Assolutamente sì. Poi c'è tutta la questione etica dell'ammazzare o non ammazzare l'animale, ma andiamo per step. Il governo comunque dice no e siamo i primi, proprio il premier, la premier, Giorgia Meloni, ha detto con orgoglio, siamo i primi a dire no. E non sempre, forse l'unica cosa in cui essere i primi a dire no non è un fiore all'occhiello, ecco. Non è un plus. Vediamo come ovviamente il web si è scatenato, perché sono tantissimi che sono invece pro questa evoluzione del nostro modo di alimentarci, e ne abbiamo pescato uno tra i tanti giusto per capire qual è il sentimento. Prego. Italia dice no alla carne coltivata perché reputata dannosa e pericolosa. La carne che abbiamo prodotto finora invece va benissimo per la salute, infatti lo dice anche l'OMS. La carne coltivata poteva essere un primo passo verso la sostenibilità tanto reclamata ovunque. Il governo dice che la carne coltivata non è naturale, invece produrre carne da animali rinchiusi in delle gabbie è naturalissimo, vero? La verità è che questo no è solo l'ennesimo sgambetto a chi vuole cambiare il mondo in meglio, ed è l'ennesimo sì verso chi questo mondo negli anni l'ha ridotto uno schifo. Io lo so che, un po' effetto fa sentire che c'è un cibo prodotto in laboratorio. È no? Divisivo questo argomento, è divisivo. Ma infatti io lo voglio toccare con le pinze, sì. Proprio le pinze da laboratorio, perché fa così, se ci pensiamo. Fa strano. Ma se poi ragioniamo su già quello che mangiamo, nulla è realmente naturale. No? Esatto. Chi è consapevole davvero di ciò che mangia e che finisce nel proprio piatto sa che non è così naturale. Sono pochissimi quelli che vanno a prendersi il polletto ruspante, no? Cresciuto, allevato dal contadino. Compriamo tutti quel pollo bianco che, pensate, già a suo tempo è stato un incrocio di varie specie di polli per arrivare poi al miglior pollo che cresce in pochissimo tempo e che è già pronto per... Questo sempre
nell'ottica della necessità di un'economia di scala come la nostra, che siamo non però so quanti milioni ad abitare la Terra. La scienza è già intervenuta, l'innovazione già su tantissimi cibi, esatto. Quindi questo non si capisce come mai fa così scalpore. Ma leggiamo la dichiarazione del ministro che insieme alla Premier ha detto siamo i primi. Allora leggiamo da Wall Street Italia che cosa si dice. Guardiamo alla tutela della nostra collettività. Come governo abbiamo affrontato il tema della qualità che i prodotti da laboratorio non garantiscono. Abbiamo voluto tutelare la nostra cultura e la nostra tradizione anche enogastronomica. Se si dovesse imporre sui mercati la produzione di cibi sintetici ci sarebbe maggiore disoccupazione, più rischi per la biodiversità e prodotti che a nostro avviso non garantirebbero benessere. Non c'è un atteggiamento persecutorio ma di forte volontà di tutela. Così ha commentato il ministro. Facciamo un applauso al ministro, dai forza, un applauso, vi dovete sforzare, un applauso perché ha detto cose giuste, questo è per tutelare la nostra per tradizione. Però lo sai che cosa? Che non riusciamo neanche a dargli torto né a Lollobrigida né a Schillaci, perché dicono, casomai dovesse andare in porto la carne sintetica, che è sicuramente più sostenibile, attenzione perché ci potrebbe essere un risvolto anche di disuguaglianza sociale, dove il ricco potrebbe arrivare a mangiarsi la carne di un animale vero, mentre il povero sarà condannato a mangiare sempre quella sintetica. E l'Italia è un posto di grandi tradizioni, quindi se tu la prendi da questo verso non hanno neanche torto. Dall'altro aspetto hanno sicuramente torto, perché il modo in cui noi produciamo carne in questo momento è insostenibile e non potrà durare per sempre. In ogni caso c'è da dare una news. Non c'è differenza, la carne è carne, non cambia il processo con cui diventa carne, ma è sempre carne, cioè sì. Quella che trovate sulla gamba di un animale è la stessa che trovate dentro al laboratorio, è carne, punto. Però comunque complimenti al ministro che ha preso una posizione per la tutela dell'Italia, no? E infatti leggiamo, no, che questa scelta è proprio sensata, quali sono già i primi effetti, no? Leggiamo, Wired. Il divieto sulla carne sintetica non vieta l'importazione e dunque danneggia l'Italia due volte. Okay. In base alle regole europee sulla libera circolazione di beni e servizi, se il commercio della carne coltivata dovesse essere approvato dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'Italia non potrà opporsi. Va bene. Quindi, siamo proprio intelligenti perché blocchiamo la produzione per una questione interna, proprio etica, di tutela, di etica. Però la possiamo importare. Visto che c'è una. Non possiamo opporci, quindi deve per forza circolare. Quindi l'unica cosa che abbiamo eliminato, e lo leggiamo nella specifica di Wired sempre, è il Made in Italy. Leggiamo. Il divieto del governo Meloni sulla carne coltivata in laboratorio pare non servirà praticamente a nulla perché non ne può vietare l'importazione. Infatti, in base alle regole europee sulla libera circolazione di beni e servizi, l'Italia non può opporsi all'immissione sul mercato della carne coltivata se quest'ultima dovesse ricevere a livello comunitario l'approvazione da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, con sede a Parma. In questo modo, i soli prodotti di questo tipo ad essere vietati saranno proprio quelli made in Italy. Un applauso! Di nuovo un applauso, questo più sentito, più vivo. Ma ci siamo domandati, questo è quello che dice la politica, quello che dice il governo? Tra poco sentiremo anche cosa dice un ospite, no, che rappresenta anche la categoria degli chef. Beh. Vabbè, non voglio spoilerare, però la sentiamo per ultimo. Abbiamo sentito cosa dicono i politici e i nostri governanti, vediamo che cosa dice la scienza, gli scienziati. È importante interpellare la scienza, dunque. Cosa dice la scienza? Diversi sono gli scienziati che si schierano a favore della cosiddetta carne coltivata, fra cui Roberto Defez, ricercatore dell'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Napoli. Come riportato dall'ANSA, Defez, che si esprime regolarmente anche su altri temi legati alla scienza e che accendono l'opinione pubblica, fra cui per esempio l'utilizzo degli OGM, sottolinea innanzitutto che non è corretto parlare di carne sintetica. Attenzione, punto cruciale. La sua produzione non prevede processi di sintesi chimica. Come vi abbiamo già raccontato, questo tipo di carne viene invece prodotta a partire da cellule staminali ottenute da tessuti di animali e successivamente coltivate e fatte crescere in laboratorio. Dal punto di vista dell'impatto ambientale, secondo Defez, ridurre la produzione di carne ottenuta dagli allevamenti potrebbe portare a una riduzione del consumo di acqua, terreno e della produzione di gas serra,
Certo, sottolinea, è necessario valutare bene ogni aspetto della questione e prendere decisioni solo dopo aver analizzato accuratamente tutti i dati a disposizione. Vi chiediamo scusa se l'estratto era un po' lungo, ma visto che sono termini tecnici, concetti molto tecnici, è pericoloso sbagliare in questo caso, soprattutto quando sono dichiarazioni di scienziati. Non essendo noi tre scienziati, insomma, è meglio che leggiamo... Io me la sono comprata la laurea. Sei uno scienziato acquisito in tutti i sensi. Quindi c'è sempre la questione dell'inquinamento, tutto quanto, però la cosa importante è un altro elemento che aggiungiamo alla nostra discussione. Viene chiamata, secondo molti, erroneamente carne sintetica, il che soprattutto subito nell'opinione umana, generale, l'opinione pubblica riporta un qualcosa di finto, di qualcosa che non esiste, no? E invece dovremmo parlare di carne coltivata. Il nostro ospite arriverà proprio a seguito di questo TikTok che vi facciamo vedere, perché stiamo per farvi vedere un TikTok di uno chef, Lorenzo Bigiarelli, che ha provato a spiegare questo concetto della carne coltivata, della carne sintetica, cercando anche di capire perché c'è paura. Subito dopo, un'altra chef prende ospite di oggi. La carne sintetica non esiste. Quella di cui si sta parlando in questi giorni è carne coltivata, perché si definisce sintetico tutto ciò che non proviene dall'elaborazione di un organismo animale o vegetale. La carne coltivata proviene proprio da cellule staminali animali che vengono prelevate dall'animale attraverso una biopsia, quindi l'animale non muore, e poi vengono coltivate attraverso coltura cellulare, si differenziano attraverso i bioreattori, che non sono altro che enormi ambienti, penso alle taniche per la fermentazione della birra o dello yogurt, in cui la temperatura rimane controllata e controllato anche il flusso di un liquido colturale che fa crescere queste fibre animali a tutti gli effetti. È sicura? Sì, non meno di quanto non sia la carne normale. Tra l'altro è proprio in uscita in questi giorni un nuovo report congiunto del FAO e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che evidenzia proprio dalle prime anticipazioni che non ci siano pericoli non comparabili a quelli dell'allevamento convenzionale. Viene chiamata sintetica perché ovviamente è un termine che fa paura, rimanda a scenari orwelliani di un mondo distopico in cui non c'è più nulla di naturale. In realtà molto di ciò che mangiamo oggi è già artificiale. Artificiale è tutto ciò che esiste grazie all'intervento umano. Per esempio il pollo che mangiamo tutti i giorni, il 99,8% dei polli che acquistiamo nella nostra esistenza sono polli selezionati artificialmente negli anni 50, incrociando varie razze in modo da averne uno che crescesse molto rapidamente in circa 40 giorni e fosse così pronto alla macellazione. Se pensate che il concetto di carne coltivata sia un figlio della modernità, pensate invece che il padre putativo di questo concetto è Winston Churchill, che ha vissuto un po' di anni fa. Nel 1931 scriveva infatti in un famoso saggio chiamato Tra 50 anni: sfuggiremo all'assurdità di allevare polli solo per consumarne cosce e petto, facendo crescere queste parti separatamente in ambienti adatti. Esattamente il concetto della carne coltivata. A sostegno di questo tipo di produzione vengono sempre adotti tanti argomenti, come il rispetto per l'ambiente, le minori emissioni, il minor consumo d'acqua, il minor consumo di energia elettrica. Non viene però mai detto che c'è anche un tema etico alla base di un'evoluzione di questo genere, perché diamo per assodato che gli animali debbano per forza morire per farci mangiare. Io non sono vegetariano, ma credo che questo assunto meriti almeno un po' di riflessione e capire se è qualcosa che nel 2023 è ancora così strettamente necessario. Leonardo DiCaprio mi ha appena investito una somma considerevole in Aleph Farm, che è la prima azienda israeliana che produce e commercializza, anche se in piccole quantità, carne coltivata. Noi invece ne abbiamo un altro che la vieta. Diciamo che questa volta sulla zattera Leonardo ci sale e noi forse no. Leonardo ci sa sulla zattera, noi no. Forse noi no. Però sulla zattera invece di fattacci sta per salire un grande ospite, pronta a intervenire su questo argomento in cui credo sia molto accanita, no? Mo glielo chiediamo, perché non lo so se è accanita o si è incarnita. Mamma mia, questo prima della presentazione. Veramente, questa battuta sintetica. Direttamente da Masterchef 11 abbiamo questa sera con noi Mary Liviero. Buonasera, benvenuta. Mary! Ciao, ciao a tutti. Ciao.
Cioè, non ci credo, la mia concorrente di Masterchef preferita. Ma l'hai detto anche di Ma l'ha detto anche di Cristiano Cavolini l'altra volta. Ma quello è il concorrente maschio, lei è la concorrente femmina. Ah, ok, ci siamo. Okay. Allora, i generi abbiamo finito. Bene, allora, Mary, grazie di aver accettato il nostro invito. Insomma, ci serviva un esponente di spicco per parlare di questo argomento, perché da una parte ci sono i politici, dall'altra ci sono i commentatori, i giornalisti, gli opinionisti, manca la voce di chi poi col cibo ha a che fare tutti i giorni, ci lavora, no? Tu come hai preso l'arrivo, l'avvento della carne sintetica? Abbiamo imparato che si dice carne coltivata. Coltivata, sì. Guarda, mi ha fatto ridere la questione del TikTok che avete fatto vedere prima, perché in realtà è un TikTok, io non commento guai, quasi mai nulla, ok? Però quello è l'unico TikTok che io ho commentato appena uscito, e il mio commento è stato un po' particolare, nel senso, questo non significa che io sia contro la carne coltivata e che quindi sono d'accordo col governo, però ho scritto, ma non sarebbe meglio invece spostarci un po' tutti su una dieta vegetale? Poi mi sembra abbia scritto proprio direttamente vegana, però la sostanza era, ci incavoliamo tanto sul fatto, no, la carne coltivata, no, i governi, stiamo indietro perché l'Italia bla bla bla, quando in realtà quello che mi fa arrabbiare a me personalmente è il fatto che i governi, istituti, medici, cioè non c'è una propaganda giusta sull'alimentazione vegetale, perché tutti hanno paura che mangiare vegano, mangiare vegetariano significhi poi stare male, tipo mangi vegetariano, svieni dopo una settimana. No, non è così, perché in realtà noi per aiutare gli animali dovremmo... Abbiamo sostanzialmente... Elena, Mary, abbiamo qui Elena che è vegana, cioè, continua a venire a lavorare, quindi sono viva, sta sì, bene. Sì, le uniche volte che sviene è perché ascolta le battute di Gian, ma quello non c'entra l'alimentazione. Con l'alimentazione. Allora, quello che tu dici mi sembra più che corretto, credo che però sia un processo un po' più lungo, no? Perché sappiamo che non soltanto da noi, ma molte culture... fanno fatica a rinunciare alla carne, al piacere della carne, no? Ecco, quindi sicuramente spero che l'educazione un giorno ci porti a mangiare più vegetali e meno prodotti. Cioè, il problema parte sempre dal governo, perché nel senso, allora, quando eravamo piccoli i nostri nonni eccetera veniva detto che lo zucchero faceva bene, quindi tutti, no? Oppure la propaganda sulle sigarette, tutti si fumavano le sigarette. Però per quale motivo allora in pubblicità non accendiamo la TV e non vediamo mangiare verdure fa bene? Cioè, dovrebbero un attimo pubblicizzare questo tipo di informazioni. E mi sembra un po' un cane che si morde la coda, anche perché sì, è vero che la produzione di carne coltivata, per carità, andrebbe a togliere tante problematiche. Io, cioè, personalmente sono due settimane che mangio vegano, quindi chi meglio di me, no, potrebbe dire non voglio che gli animali stanno male, eccetera, eccetera. Però in realtà a livello di emissioni, io non sono scienziata, quindi dico quello che ho letto e prendiamolo con le pinze, ma comunque produce inquinamento tramite CO2 e la CO2 per esempio viene smaltita in millenni, mentre il metano ci mette 10 anni ad essere smaltito, quindi comunque abbiamo una sorta di inquinamento, comunque anche se in maniera molto minore l'animale viene comunque toccato per produrre quella carne, quindi comunque tu gli vai a rompere le scatole all'animale, no? Ad esempio per le impalcature, per la produzione della carne coltivata c'è bisogno del siero fetale bovino, comunque appunto delle cellule staminali per iniziare il processo. Perciò a me sembra un po' come se cerchiamo di trovare la strategia più comoda quando non vogliamo attraversare il reale cambiamento. In Italia quant'è la percentuale dei vegetariani e dei vegani? Magari dei vegani proprio, il 2%. Sì. Sembra un po' poco. Però sicuramente siamo in un momento in cui sembra, comunque pare una buona notizia, perché uno pensa, questo non toglie l'allevamento intensivo, perché poi il latte e altre cose noi sappiamo continuerà. Però già l'idea di eliminare quantomeno la macellazione dell'animale è un qualcosa che ci dà speranza, perché sappiamo che intervenire sulle coscienze del singolo è molto più difficile, è un processo molto lungo. Ed hai ragione, bisognerebbe ovviamente promuovere un certo tipo di educazione alimentare. Però diciamo che già questa notizia, che da poche cellule estrapolate dall'animale si possono produrre molti, 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 molti chili
di carne. Cioè, Mary, secondo è me... è un'autostrada, sì, diciamo, dovremmo vederla come un passaggio intermedio di chi sta cercando di smettere di fumare e passa alla sigaretta elettronica e poi tenta di smetterlo. Questa è la cosa più intelligente, Mary, che lui ha detto da un anno e mezzo, quindi non commentare. Accettala. No, accettala, e però dici una cosa. Siccome tu adesso, vabbè, stai facendo questo passaggio alla dieta, all'alimentazione vegetale e vegana, però prima cucinavi carne, ti abbiamo visto, sì, anche a Masterchef, anche credo nei ristoranti dove lavoravi. Ma sai, abbiamo anche un contributo da Instagram dove eri pronta con tanto di anche un po' pericolosa qua, devo dire, un po' questo mattarello e coltello. ecco, per ricordare anche questa celebre e fortunata edizione che ti ha visto protagonista. Con chi volevi infilzare? Chef Barbieri qua? Chi? Ma guarda, no, poraccio, Barbieri è quello che ci ha creduto, quindi mi sembra un po' brutto ammazzato. Nessuno, era contro me stessa, perché quando mi guardavo che piangevo mi volevo ammazzare da sola. Ah, ecco. Però abbiamo un altro fotogramma qua, abbiamo preso l'unico fotogramma in cui non eri commossa. Quindi, facciamolo vedere il successivo. Ecco. No, un po' commossa era. Forse... No, qui ero commossa, me lo ricordo, però m'hanno preso. Niente, abbiamo toppato. È bellissima questa cosa, capelli verdi, capelli viola, uno a fianco all'altro. È perché adesso è passata alla vegan, è diventata vegan e quindi... No, allora, scusami, no, seriamente, quindi è un passaggio intermedio. Allora, gli chef, ok, come... che continueranno a utilizzare la carne, e ovvero anche forse quella sintetica coltivata che arriverà dall'estero, perché abbiamo visto che noi in Italia non possiamo coltivarla. Come gestiranno questa cosa con i sapori, con i menù? Sono favorevoli, sono contrari, al di là di quello che adesso è il filone vegetale o vegano? Secondo me, cioè nel senso, appunto, visto che al momento non è che possiamo riprodurre proprio una bistecca, ma magari il macinato, diciamo che ci saranno delle ricette che possono essere fatte, ma a livello di gusto io non ho idea se possa essere esattamente uguale rispetto alla carne, ma sicuramente ci somiglia, perché per forza, e credo che uno chef intelligente, ma appunto al di là della questione etica, debba essere in grado poi di trattare anche questo tipo di fonte e portarla in un piatto e dargli un gusto come se fosse, appunto, che poi lo è in realtà, una carne normale, però priva della sofferenza magari dell'animale. Quindi io credo che sia una cosa buona, i chef non dovrebbero opporsi, anzi dovrebbero essere contenti, no, alla fine. Ah, ok. Allora, io ho visto, ci sono delle ricerche, ci sono anche degli esperimenti che sono stati fatti, degli esperimenti sociali, come dicono quelli bravi, dove hanno fatto provare a diverse persone, ovviamente la carne è quella classica e quella coltivata, e non sapevano distinguere quale fosse quella di un tipo e quella di un'altra, quindi wow. Il gusto è identico, ripetiamo, non cambia il prodotto finale, cambia semplicemente come arriva sul nostro tavolo, sì, come cresce quella carne, quella che conosciamo cresce all'interno di un corpo animale, quell'altro è un altro corpo che però è un di laboratorio, un involucro di laboratorio. Io voglio fare una previsione insieme a Mary, perché sapete che Masterchef in particolare è un programma molto innovativo che, oltre poi a trattare la cucina nei più ampi significati, c'è anche una questione poi di marketing, no? Di far parlare il programma. Scommettete che se non l'anno prossimo, un paio d'anni, saranno proprio Masterchef sarà la prima a mostrare dei piatti con carne o cibi sintetici? Sono d'accordo, anche secondo me si stanno muovendo. Cioè, secondo me, Mary, mo te la lancio lì, secondo me inizi a cucinare la carne coltivata e poi vai come ospite a Masterchef a spiegare agli altri concorrenti come si utilizza. Ma a quel punto, Dio, non lo so, perché se continuo ad essere vegana mi viene un po' male. Allora ti lancio un'altra sfida. Prendiamo una stella Michelin in un ristorante vegano. Ecco, questo sarebbe figo, dai. Anche perché, sì, sarebbe una bella soddisfazione, però dovrei andare prima a mangiare in un ristorante stellato vegano. Mary, in chiusura, perché dobbiamo chiudere questo blocco e andare in pubblicità, ti chiediamo, la classica domanda che si fa, che non ti abbiamo fatto, come stai? E, progetti per il futuro. La classica domanda, progetti sintetici per il futuro. Ma come sintetici? No, sto bene, sono contenta, è un attimo di assestamento della mia vita, sto un attimo...
mettendo appunto delle cose che appunto vorrei portare a termine, tipo adesso sto scrivendo un libro, lo dico così perché a me piace dire le cose soltanto alla fine, quando sono quasi concluse. Però questo è il progetto principale sul quale sto lavorando al momento. E allora ti strappo una promessa, appena hai scritto e finito il libro, i primi a fare intervista siamo noi. Ma perché vuoi fregare sempre l'ospite in diretta? Non ho capito. Poi in presenza, no, tra l'altro. In presenza. Mi raccomando. E se apri un ristorante veniamo a mangiare. Ma noi andiamo a mangiare da lei a prescindere, non ho capito perché bisogna aspettare l'apertura del ristorante. Grazie Mary, davvero sei stata gentilissimo, in bocca al lupo per questo nuovo progetto, saremo i primi a informarci. Salutandoti, noi chiudiamo con un tweet perché chiude tutta la questione legata ai divieti, no? Anche per chiusare questo momento storico della nostra bella Italia, del nostro governo. Prego. In 3 settimane in Italia sono riusciti a renderci l'unico paese dell'Unione Europea che non può mettere la musica sui social grazie alla SIAE che tutela se stessa. L'unico paese dell'Unione Europea a proporre un disegno di legge per vietare la carne sintetica che non esiste senza accorgersi che il disegno di legge così com'è vieta la produzione di yogurt e birra. Okay. L'unico paese dell'Unione Europea a proporre il reato di foresterismo per chi usa termini inglesi e l'unico paese dell'Unione Europea a bloccare l'intelligenza artificiale grazie alla classe dirigente che anche lì tutela se stessa. Hai visto mai che qualcuno chattando con ChatGPT capisca qualcosa? E si sono dimenticate le coppie omogenitoriali. No, troppe. Chiudiamo qui, ringraziamo ancora il nostro ospite, dobbiamo dare la pubblicità sintetica e poi arriviamo con un altro blocco sintetico prima della nostra Pasqua che sarà sintetica. Grazie Mary Liviero, grazie e buonanotte. Grazie a voi, ciao ragazzi. Una buonanotte buona sintetica. 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 Non la farò andare lì. Bentornati a Fattacci, notizie prese in giro. Dobbiamo dare una notizia di agenzia stampa. Dopo il divieto in Italia della carne sintetica e anche dell'intelligenza artificiale, arriva il divieto anche sulla rubrica promossi e bocciati di Moreno Amantini che è stato messo ufficialmente al bando, invece vietato. Lo salutiamo e speriamo che si possa riprendere presto, insomma, certo. Con una cura, soprattutto in queste vacanze pasquali. E a proposito di vacanze pasquali, io ci tenevo a dirti, che perché ti sento ruminare proprio da di fianco, che avevo detto, vi avevo detto che sì, l'ultimo blocco sarebbe stato un blocco pasquale, no? Che si sarebbe parlato di Pasqua. E lui si è trasformato in un coniglietto. Che... Non che si sarebbe festeggiata la Pasqua, è leggermente diversa la cosa. È un'immagine terribile. Sì, questa. Abbastanza. Non se la meritano i nostri spettatori. Ripetimi il concetto, perché avevo capito che all'ultimo blocco si festeggiava la Pasqua. Già questa sera, tra poco mezzanotte facciamo. No, a parte che non è Capodanno che bisogna festeggiare così. Ma tecnicamente è Pasqua a mezzanotte. Tecnicamente sì. Hai ragione, hai aspettato fino all'ultimo momento. Sì, ma non parlare con la bocca piena. Stavo dicendo che il blocco parla di Pasqua, ma non si festeggia la Pasqua. Gesù, hai messo le uova qua a terra. Mi hai lasciato la colomba. Poi non ti ho dato niente, io non ti ho dato la colomba. Ma mi hai detto porta tutta la roba pasquale, porta il casatiello, il tortano. Lui la ha portato tutto. Scusa, il casatiello dove sta? Il casatiello è finito. Dove, in che senso? Cioè, io ho detto, le pubblicità. Tu hai detto porta, non hai detto mettilo sotto. A disposizione. Io l'ho mangiato. Però il pensiero è avanzato. Però è avanzata la colomba. Sì, ma non è il caso di mangiarla adesso? No, come? È il caso di... Intanto aspetta. Perché tu ma non posso. Ti vedo, no, mangia. Ma non posso mangiare il servizio. Ma non dobbiamo parlare di... Ma in diretta Robert, proprio. Mangia, perché... Ma non posso... Hai bisogno di zuccheri. Bravo. Faglio solo perché così si tranquillizza. Posso dire? Com'è? Zuccheri? Non male. Cioè, buono, ottimo. Buona? Devo dire che è una buona scelta sul cibo. Vedi Elena, avevo ragione io. Cioè la colomba si mantiene anche da un anno all'altro. Ma come un anno? È quella dell'anno scorso? Mangia tranquillo, è buona. Sto mangiando. Beh, effettivamente i conservanti fanno il loro lavoro. Ma mi vai a mangiare una colomba di un anno fa, scusami. No, fammi vedere. No, un anno e mezzo.
Come un anno e mezzo, scusa? Controllato sull'orologio. Ma perché li vuoi avvelenare così? Ma non ti voglio avvelenare. Io l'ho congelata, ha conservato tutte le proprietà nutritive. Ma scusa, ma quale motivo tu congeli la colomba? Per far con sé, perché l'anno scorso costava di meno sicuramente rispetto a quest'anno. Però già costava. E già costava tanto. E quest'anno costa, siccome Elena è vegana, gli do la mandorla. Mangiati la mandorla. Molto gentile. Vabbè, sicuramente servono le zucchere, ti ringrazio. Nonostante l'avvelenamento, servono gli zuccheri perché dobbiamo trattare una notizia che, come dire, è amara, salata. Vero. Allora vogliamo dare... Molto salata. Troppo salata. Mi spiace darla così in chiusura ai nostri spettatori. Lasciamo con un po' di tensione. Ne parlano tutti, ne parliamo anche noi. Andiamo con la prima posizione, hashtag Pasqua salata. Pasqua salata salatissima. No, Pasqua salata uno si Ma adesso abbiamo finito la gag. No, non è la gag, questa è la realtà. Cioè, il bello della diretta non è una gag. Non si può sentire questa cosa. Ti voglio dire, Pasqua salata da non confondere con la colazione salata che a Roma si fa, ma anche a Napoli, per esempio. Ti alzi la mattina e mangi uova. Il salame, il casatiello, tutte. No, questo è un altro tipo di Pasqua salata. Allora mi è capitato questo poi ho proposto infatti. Sono andato al supermercato e come sapete i genitori in queste giornate così felici comprano le uova ai bambini, no? E tu perché l'hai comprata? No, io non l'ho comprata, però ho visto arrabbiarsi un genitore, è stata una scena poco carina, perché aveva le due uova in mano, data la cassa e ha scoperto di dover pagare 40 euro 40 due euro. Uova, no? E dici, ma uno dice di che sono fatte? Ma no, dici 40 euro nella sorpresa ci troverò un Rolex, cosa ci posso trovare? Allora, però devo dire la verità, cioè 40 euro magari non l'uovo normale come questi qua che abbiamo qui esposto, ma per esempio, allora un uovo del genere può costare 40 euro. 40 tipo, euro? Questo qua, se tu compri un uovo così... 40 euro li vale, no? La smetti di riproporre questo oggetto ogni puntata? L'altra volta era il pillola, adesso è diventato un uovo di Pasqua. È il suo oggetto preferito. Tra l'altro non so perché è l'unico gadget che abbiamo qua in televisione. Esatto, uno dice spendo 40 euro però ma voglio... è enorme, è gigante. Voglio un monte bianco di cioccolato, no? E invece no, le uova normali. Questo è buono. Vuoi che assaggio anche questo? No, grazie, adesso lo puoi portare via. Allora, mi sono domandato, ma è un caso specifico, isolato, o effettivamente c'è un aumento pazzo dei prezzi, cioè questo rincaro alle stelle? Sono andato a cercare su Twitter, effettivamente non si parla d'altro. E abbiamo preso questo hashtag e vi leggiamo una specifica proprio di Carlo Rienzi, vediamo, dovrebbe esserci il tweet. I listini di colombe pasquali e uova di cioccolato sono letteralmente schizzati alle stelle. Supermercati e negozi hanno applicato rincari mai visti sui prodotti tipici della Pasqua. Allora, questa è la mentela che io a cui ho assistito, poi in realtà fa da eco alla notizia che rimbalza. Esatto. Su tutti i social, in particolare Twitter. Sono andato a cercare anche su, insomma, le testate giornalistiche e ovviamente tutti riportano la stessa notizia. Leggiamo il TG Como 24. Rincari a tavola, aumenti record per uova e colombe di Pasqua. Per 7 famiglie italiane su 10 l'uovo di cioccolato e la colomba sono irrinunciabili per il giorno di Pasqua. Ma quest'anno il boccone potrebbe essere amaro. A causa del rincaro dei prezzi, la denuncia arriva dal Codacons. Ecco. Vedi, fate come me, mangiatevi la colomba dell'anno scorso, che costava meno. Devo dire che... Non è una brutta idea. Non è un'idea stupida, no? Uno dice, compro quest'anno un po' più di uova o di colombe e poi le congelo. Bravo, così ma scusa, prossima. Tu quando vai all'outlet, che ne so, c'è cioè un orologio, per dire, un marchio qualsiasi, vai là, è fine serie, non è che è scaduta, è fine serie, è dell'anno scorso. Però effettivamente... è importante che sia buono e non scaduto. È incredibile come poi basta che passi la festività che subito i prezzi. I prezzi crollano, sembrano poi fatti apposta per specularci sopra, no? E su tutte le festività, in effetti. E allora, quando si parla di speculazioni, dobbiamo per forza parlare di Codacons, anzi con il Codacons. Con il Codacons. E siamo andati ancora di più sul sito del Codacons per capire che cosa sta succedendo e come ci si sta muovendo, no? Per cercare di fermare questa speculazione. Leggiamo come titola il sito. Pasqua Codacons, aumenti record per le colombe, prezzi su del più 31,8%, rincarano anche uova di cioccolato più 15,4%. Quindi possiamo dire che le colombe proprio volano altissimo. Sì, fortissimo. Anche. Le uova diciamo un po' meno, ma comunque c'è un rincaro. Più 15,4% non è male. Ma la cosa allucinante è che già l'anno scorso e anche l'anno prima
prima, no? Si registravano degli aumenti, quindi è un aumento sull'aumento. Sull'aumento. Cioè, è incredibile. Allora io dico l'anno prossimo, facciamo un tetto. Perché non ci facciamo le uova di cioccolato a casa? E perché no? Perché attenzione, questo è interessante, le tavolette di cioccolato non aumentano. Non aumentano, continuano a costare, diciamo, in maniera economica, no? Accessibile. Bene o male, sì. Ma tu sei un genio. Io avevo pensato a una cosa più basilare. Cioè, fregarle, ho capito, no, aspetta, chiaro. Fammi controllare. Fregarle al supermercato o all'azienda, no, come stiamo facendo neanche, noi. Neanche adesso, né all'azienda né al supermercato. Noi quest'anno festeggiamo Pasqua il 9 di aprile. Festeggiamola il 16, così freghiamo la grande distribuzione. Sei un genio, perché non ci abbiamo pensato prima? Invece... cioè noi ci mettiamo d'accordo tra di noi. Ah, dici una cosa interna. Anche tra le famiglie, effettivamente. Esatto. Effettivamente. Domani chiamo mamma. Però sì, però sarebbe interessante magari farle a casa, no? Sciogliere il cioccolato nelle forme che tra l'altro vendono e quindi sì. Si può fregare coloro che ci fregano. Insomma. E magari ci metti anche un presentino apprezzabile. Esatto, sicuramente una sorpresa migliore di quello che troviamo, i soliti ciondolini che si spezzano subito. Entriamo nel dettaglio e abbiamo diviso in due, quindi la specifica sulle colombe e la specifica sulle uova di Pasqua. Partiamo dalle colombe. Il prodotto che registra i rincari più pesanti è senza dubbio la colomba, analizza il Codacons. L'aumento medio rispetto allo scorso anno è infatti del più 31,8%, con punte del più 73,6% in alcuni supermercati per quella classica. Ah, guarda, ti chiedo anche di leggere le prime due righe, perché poi ci sono le motivazioni di questo... Giusto. Complice l'impennata dei prezzi delle materie prime, il caro energia e i listini delle colombe pasquali e uova di cioccolata sono letteralmente schizzati alle stelle, con supermercati e negozi che hanno applicato sensibili rincari per tali prodotti tipici della Pasqua. Ah, incredibilmente non si parla di pandemia, no? Perché è vero, si giustificava tutto con la pandemia. E adesso abbiamo scavallato. Con diciamo. Il caro energia, il esatto, caro... Esatto. C'è la crisi. Uova di Pasqua, attenzione, arriviamo. Altra nota dolente è l'uovo di Pasqua, prodotto in cui i cui listini salgono mediamente del più 15,4% rispetto allo scorso anno, con punte del più 44% per alcune linee dedicate ai bambini e legate a personaggi dei cartoni animati. Adesso non entriamo a dettaglio, no, perché dopo c'è marketing. Anche c'è un marchio, però avete capito che le uova... insomma, quelle là soprattutto dedicate ai bambini con marchi molto famosi, ecco, su quelli proprio... Perché i bambini non possono rinunciare alle uova di Pasqua. I genitori non possono nemmeno... loro no. No, ecco. No, cioè, io anche per farmi rinnovare il contratto l'anno prossimo direi... Comprate invece le uova. Smettila, con queste matte. Non a caso, volevo dire, ce l'ho qui, l'uovo della Ternana. Vabbè, giusto. Questa è anticrisi. Però, anticrisi. E dopo vi faccio vedere, lo apro anche. Allora, fai almeno un claim. L'uovo. Diamo un calcio alla crisi. Un calcio alla crisi con l'uovo della Ternana. della Ternana calcio. Che tristezza, che amarezza. Va bene. Così su due piedi, sì, vabbè, ma infatti. Bravissimo. Infatti, adesso ci denuncerà subito il Codacons. Immagino che per fortuna abbiamo in collegamento. Glielo chiediamo direttamente se ci denuncia. Vediamo. Abbiamo in collegamento questa sera con noi Gianluca Di Ascenzo, a cui diamo il benvenuto. Buonasera, bentrovato. Buonasera, grazie per l'invito e trasmissione. Non ci denunci subito. La prego. No, grazie. Se non mi invitate a mangiare quella colomba. Vabbè, ma guardi, questa in particolare non gliela consiglio perché è di un anno fa. Si mantiene bene perché con i conservanti, insomma. Dottore, io l'ho congelata, si mantiene benissimo. Però poi a proposito di consigli, tra poco abbiamo estrapolato delle linee guida proprio dal sito del Codacons, che poi sono le stesse linee guida da qualche anno a questa parte, su come non farsi fregare e magari scegliere l'uovo o la colomba giusta. Esatto. Ma rimaniamo su questa notizia, è giusto parlare di speculazione quest'anno ancora più degli anni passati? Allora, sicuramente c'è un tema che quando aumenta la domanda inevitabilmente i prezzi salgono, questo lo vediamo in tutti i settori del mercato. Ovviamente arriva la Pasqua e aumentano i prezzi delle colombe, delle uova di cioccolata, anche perché secondo i nostri dati, insomma, 7 famiglie su 10 sicuramente non rinunceranno alle uova e alle colombe nonostante i prezzi siano aumentati, come giustamente avete ricordato voi. E poi dopo inevitabilmente, passata la festa, iniziano le promozioni con le offerte 2x3 o comunque sconti per smaltire la merce che è rimasta invenduta. Insomma, questo è quello che succede di solito. E anche quest'anno chiaramente la situazione è un po' più complicata rispetto agli altri anni.
Gianluca, però io volevo sapere una cosa. Intanto ci siamo presi questa confidenza. Hai fatto benissimo. Io sono quello che rompe le rompe. Allora, anche se non potevo comunque, intanto voglio dire che il Codacons è l'ente, l'associazione che mi sta più simpatica di tutte queste. Questa è proprio sei ruffiano fino al... Le altre mi stanno leggermente antipatiche, ma questa qua mi sta proprio simpatica tanto. Tessera onoraria. Però, ma questa perché aiuta i consumatori, quindi veramente per questo. Però io volevo sapere una cosa, ma ci stanno marciando su questa cosa dell'aumento della corrente elettrica e quindi del gas e quindi del carburante e quindi dei trasporti, oppure è, sì, perché è tutto... comunque il dottore ci ha detto una cosa giusta, no? Se aumenta la domanda, no? Aumentano anche i prezzi, però questo è un elemento di, no? Di dibattito, di discussione. Però questo è chiaro, lo sappiamo, è la legge del mercato. C'è, no? Sempre questa cosa, è il rincaro, sì, è l'energia. Cioè io questo voglio sapere, cioè ci stanno fregando su questa tematica dei rincari, perché il fatto che possano aumentare sotto data di una festività è chiaro, un po' come a Natale, come succede anche a Pasqua, quindi lo però sappiamo. Sono anni che aumentano, è in costante crescita. No, oggettivamente purtroppo gli aumenti, come avete detto anche voi adesso, sono anni che continuano ad aumentare i costi delle materie prime. Quindi noi abbiamo fatto un calcolo, leggo per non dare delle cifre sbagliate, però ad esempio lo zucchero è aumentato al 54%, burro del 25%, la farina del 17%, le uova del 22% e il cacao del 12%. Per cui sicuramente c'è un aumento dei costi energetici, anche se adesso, per fortuna, come abbiamo visto, il costo del gas sta tornando ai livelli normali, le crisi, e quindi insomma le bollette stanno tornando a prezzi non solo per il mercato libero, ma anche per il mercato tutelato, a prezzi più sostenibili. Però è evidente che comunque risentiamo in parte degli aumenti che tutti quanti noi abbiamo subito nei mesi precedenti, sia noi che le imprese, sia noi consumatori che le imprese, e poi la materia prima è aumentata, quindi è inevitabile che ci siano questi aumenti che vanno dal 30 al 70% per le colombe classiche, ad esempio. Ma sappiamo che chi sono le vittime, no? Che sono i consumatori. Cioè noi. Le famiglie. Ma il carnefice, esatto, il carnefice chi è? Perché se giustamente lei mi parla di aumenti, no? Non ci viene neanche da colpevolizzare la grande distribuzione, perché si ritrovano un prodotto che già di base costa di più. È aumentato, no? Certo. Ma infatti quello che stiamo registrando è che stanno cambiando anche i consumi delle famiglie. Cioè, se da una ricerca che ha fatto Coldiretti con il Censis, le famiglie hanno ridotto del 4% circa i consumi a fronte di un aumento del 7% circa della spesa. Quindi che succede? Che molti di noi, molte famiglie, adesso iniziano a fare gli acquisti dei prodotti in offerta. Cioè, certo. Si fa un turismo tra la grande distribuzione e i discount per cercare il prodotto in offerta, e quindi anche la grande distribuzione fa magari la domenica uno sconto, il over 65 un altro sconto del 10%, il giorno della settimana, il martedì piuttosto che il giovedì, dopo le 20, uno sconto per gli over 65 generalizzato. Si cerca in questo modo di venire incontro e quindi aiutare le famiglie a sostenere questi prezzi aumentati e cercare comunque di non perdere il piacere nel confermare la tradizione, quindi mangiare a Roma non solo la corallina, la pizza al formaggio o l'uova solita, ma anche la colomba e l'uovo di Pasqua. Quindi giustamente le famiglie stringono la cinghia. Volevo chiedere al nostro ospite che diceva appunto giustamente che sotto festività i prezzi aumentano. E sempre più spesso negli ultimi anni i prodotti per le festività arrivano in anticipo nei supermercati. Conviene quindi, appena arriva l'uovo di Pasqua e siamo ancora a fine febbraio, comprarlo? Oppure è solo una mossa di marketing e tanto vale aspettare la fine della festività se si vuole comprare a basso prezzo? Il consiglio sicuramente è quello di non farsi prendere neanche eccessivamente dalle offerte. Cioè, quindi ragionare su che cosa effettivamente ci serve. Cioè, quante uova dobbiamo comprare per la nostra famiglia, se dobbiamo regalare, e quindi aspettare per valutare. È chiaro che tante volte l'offerta si registra sul prodotto che magari è rimasto sugli scaffali rispetto ad altri. Certi prodotti finiscono subito, altri piacciono meno,
oppure magari hanno perso un metodo di pubblicità e marketing, e quindi il consumatore si fa prendere, magari il bambino ha visto, il nostro figlio ha visto la pubblicità di un determinato uovo, ci chiede quello, e quindi insomma cercare di fare un po' come facevano le nostre nonne, insomma mantenere sangue freddo, ragionare su che cosa effettivamente dobbiamo mettere nella lista della spesa e quindi utilizzare il buon senso. Io per esempio ho una tecnica, però non si può applicare alle cose del cibo. Io per esempio, guarda questa tecnica. Sentiamo. Io il giubbino invernale lo compro in estate. Il costume lo compro in inverno. Mi sembra. Quindi, poi aspetta sei mesi nell'armadio, però... L'uovo di Pasqua lo prendi a Ferragosto, così. Esatto. Sì, non lo prendi liquido e poi aspetti che solidifica. No, però tante volte, a parte gli scherzi, riesco a trovare delle offerte anche di grandi marchi, perché magari, certo, ne so, finita la stagione estiva, a settembre-ottobre, chi è che si fa il bagno? Nessuno, io me lo compro e me lo trovo per l'anno dopo. Devi essere sicuro di entrarci l'anno successivo. Quanto ci prende male... Per mantenere la taglia. Esatto. Quanto ci prende male quando torniamo dal mare, oppure settembre-ottobre siamo ancora con gli shorts, con il costume, vero. E già vediamo i primi panettoni. È anche una roba che si gioca sull'emotività, purtroppo, del consumatore, no? E quindi poi si sa che il consumatore si muove sempre all'ultimo e poi ai bambini non si può dire di no. Se magari noi che siamo adulti non siamo, insomma, non siamo soliti ricevere uova, no? Però se purtroppo fossimo genitori... Questo parla per te, perché io mo che vado a Napoli domani a Pasqua, mia mamma già mi ha fatto tutto, casatiel, colomba non e ci interessa. Però o che tu abbia un figlio o che abbia dei nipoti, e soprattutto si porta ancora questa cosa di regalare tante uova a tanti bambini, io da piccolo facevo la collezione, una volta si poteva fare, adesso diventa una spesa esorbitante per le famiglie. Vero. Cioè, si è fatto un calcolo in media... quanti soldi a famiglia si spendono in più quest'anno? Non so se può... Abbiamo fatto un calcolo complessivo, cioè, visto le tradizioni, i consumi generali, questi aumenti quotano circa 93 milioni di euro complessivamente. Quindi abbiamo fatto un calcolo di tutto il mercato, facendo un raffronto con i consumi degli anni precedenti. Magari a fine passate le feste, le nostre stime sono state confermate o meno. Allora, per cercare di abbattere questi 93 milioni, cercare, a parte che io sono sempre dell'idea che dovremmo ritrovare tutti una dimensione un pochino più, come dire, artigianale a casa, no? Meno di massa, sì. Quindi intanto dare meno valore, e chiedo scusa a tutte le aziende che producono queste uova, però capirete l'argomento, il discorso, per dare un po' meno importanza a queste uova brandizzate, no? E magari fare qualcosa di più casalingo, no? È più bello anche ridimensionare la sorpresa, tanto alla fine... Sono d'accordo. A parte che spende 40 euro, veramente ci deve essere una sorpresa, che io dico, bellissima, no? Almeno dico, scusi dottore, ma almeno, ecco, se proprio il Kodak deve fare una... Su chi progetta le sorprese? Io dico, se io spendo 40-50 euro per una sorpresa, almeno, come minimo, voglio una casseruola dentro, non lo so. Ma tu parli delle uova normali, cioè per esempio l'uovo di Chiara Ferragni che dentro c'ha un iPhone 11 Pro Max. No, non è vero. Grazie, che non costa credo. 2000 euro. Non penso. Allora, siamo andati a pescare sul sito del Kodak, con sempre, delle linee guida che si ripetono ogni anno e quindi noi le sfruttiamo ben volentieri e le leggiamo insieme al nostro ospite, così le commentiamo. Partiamo dal prossimo contributo, leggiamo il primo punto. Allora, per aiutare le famiglie a non svuotare il portafogli, primo punto, i prodotti civetta. Nei grandi supermercati si vendono uova o colombe a prezzi stracciati anche prima di Pasqua. Sono i cosiddetti prodotti civetta, distribuiti sotto costo per attirare consumatori nel supermercato e poi vendere anche tutto il resto. Vedi? Agnello, affettati, eccetera. Approfittate dell'offerta, mandate con la lista dettagliata della spesa obbligandovi a rispettarla. Eviterete di dissipare il vantaggio ottenuto con acquisti di cose inutili. Questo è bellissimo. Io rimango vittima dei prodotti civetta. Adesso ho capito perché. Quindi come sono io, un allocco? Tu sei un bufalo. Il prodotto civetta, tu sei un bufalo, ecco. Comunque questi consigli sono utilissimi. È vero. Andiamo avanti perché ne abbiamo diversi. Andiamo avanti. Dove acquistare? Punto 2. È importante scegliere con cura il negozio in cui fare acquisti. Ricordatevi che per le colombe e le uova di Pasqua gli esercizi commerciali più convenienti sono hard discount, dove si risparmia fino al 50% rispetto al negozio tradizionale, e gli ipermercati, meno 30% rispetto al negozio.
Poi abbiamo il punto 3, confrontate i prezzi reali, non fermatevi al prezzo della confezione, spesso hanno pesi diversi, meglio abituarsi a guardare i pesi al chilo. Questo è un ottimo consiglio, perché noi ci facciamo fregare dalla confezione, no? Perché magari la vediamo lì tutta, e poi non vediamo invece quanta cioccolata c'è dentro, per dire, no? Sì. Cioè cosa stiamo comprando, perché noi stiamo comprando la confezione, il fiocco, i colori. Quanto pesano poco le uova di Pasqua, quelle preferite dei bambini, di come ci rimani male. Niente. Quando scarti l'uovo e dici, ah, ma è tutto qui? Ma è proprio un uovo, cioè è proprio un uovo. È vero. No, giusto, chiedo anche al nostro ospite, insomma. È verissimo, anche perché nell'ultimo periodo, fateci caso, il prezzo magari rimane invariato, però la quantità del prodotto che stiamo acquistando è diminuita. È vero. Mi è capitato tanti prodotti. Di averci delle bevande gassate, ad esempio. Ne avevo presa una, poi sono andato a leggere la quantità, sono abituato al mezzo litro, in realtà ce n'era di meno, piuttosto che la cioccolata, magari il prezzo rimane uguale, però la tavoletta, anziché di essere da 100 grammi, sono 75, insomma. Quindi è importante il confronto, se lo vogliamo fare, come giusto che sia, confrontare i prezzi al chilo. Leggere l'etichetta è importante. Andiamo avanti con la prossima grafica. Proseguiamo. Punto 4, 3x2. Possono essere offerte vantaggiose, ma che ve ne fate di 3 confezioni di colombe? Se non dovete regalarla, ricordatevi che è un prodotto soggetto a scadenza, giustamente. E anche uno spreco alimentare. Assolutamente, ecco. D'accordo. Punto 5, provate prodotti alternativi a quelli delle marche pubblicizzate famose. Come dicevamo, non è detto che non siano di buona qualità. Spesso ci sono, ad esempio, linee di prodotti con lo stesso nome e marchio del supermercato. Il loro prezzo è mediamente inferiore del 10-15% rispetto agli articoli reclamizzati negli spot, e sono solitamente di buona qualità. Scusa, Elena, se rido, no, mi rendo conto. Ho sentito un movimento. Infatti, leggevo ridendo. Non dire niente, basta, basta. Va bene così. Va bene così. Abbiamo capito, l'abbiamo già detto anche prima, insomma, ottimo su consiglio. Su questo, se permettete, non consiglio di guardare anche lo stabilimento di produzione, perché tante volte ci sono delle linee di produzione fatte appositamente per la GDO, che chiaramente non hanno il nome della casa famosa, e però insomma hanno gli stessi ingredienti, insomma, quindi andiamoli a cercare questi prodotti. È vero. Non vorrei sbagliare, ma credo che la redazione ce l'ha preparato nel prossimo contributo questo consiglio. Vediamo se questo, allora, vogliamo comunque proseguire. Noi proseguiamo, punti. Credo, allora, che ci sia. Punto 6, no alle incette. Da martedì i prezzi di uova e colombe magicamente scenderanno. Non fate quindi inutili incette, giustamente. E prendiamo l'essenziale. Esatto, quello che serve. Se poi avete lo sfizio di mangiare un sacco di cioccolata per la gioia dei dentisti, da martedì. Giusto. Punto 7, uova o cioccolato? Ricordatevi che le uova costano molto di più rispetto a una tavoletta di cioccolato ed una sorpresina comprata a parte, che avrete il vantaggio di poter scegliere, rispettando così anche i criteri di sicurezza. Ricordiamo che le sorpresine dell'uovo di Pasqua possono essere pericolose perché troppo piccole. È vero, poi ci sarebbe tutto un file da aprire sulle sorprese, ma va bene così. E l'ultimo, che è un po' impegnativo da leggere, andiamo rapidamente, così poi salutiamo e lasciamo il nostro ospite prepararsi per la Pasqua. Giustamente, gli stiamo rubando tempo la sera prima. Punto 8, qualità prima dell'acquisto. L'unico strumento che avete per valutare la qualità a scatola chiusa è l'etichetta. Ricordatevi che la lista degli ingredienti deve essere per legge in ordine decrescente di concentrazione. I primi ingredienti sono i più abbondanti e poi, scendendo, diminuiscono di quantità. Poi uova, un cioccolato per essere al top deve contenere nell'ordine cacao in polvere e burro di cacao, cioè pasta di cacao, zucchero, latte in polvere, aromatizzanti naturali. Il burro di cacao è l'elemento più importante, verificate quindi a che punto della lista si colloca. Bene, colomba invece? La colomba, una colomba per essere al top dovrebbe contenere nell'ordine farina, zucchero, uova, burro, canditi. In particolare le uova devono essere di categoria A, no all'albume in polvere. Il burro, da preferire decisamente alla margarina, deve essere in quantità non inferiore al 16%, mentre i canditi non devono essere meno del 15%, tra il 15 e il 20%. Il latte è facoltativo e se c'è è preferibile che non sia scremato e va decisamente evitato quello in polvere. I conservanti, meglio che non ci siano. Se si usano materie prime di qualità, non c'è bisogno di conservanti per arrivare alla data di scadenza. Esatto, come la colomba del nostro Gian. Lo so che sono tanti dettagli tecnici e che l'acquisto di un uovo di Pasqua, come di un pandoro, di un panettone, è un acquisto emotivo, però
è anche emotivo il momento in cui poi dovete pagare, no? E allora poi andate a aprire il portafoglio e non trovate più nulla. Anche quello è un momento emotivo. Allora, emotività per emotività, uno dice: sai che c'è? Fammi seguire questi due o tre consigli. E se non ve li ricordate, perché sono tanti, perché oltre a quelli che vi ho detto noi, anche il nostro ospite ne ha aggiunto un altro molto interessante. Allora, due sono le cose. O andate sul sito del Codacons e rimanete aggiornati rileggendovi tutta insomma, tutta questa classifica, ma anche, no, seguendo poi l'andamento di tutta la situazione in genere, perché il Codacons se ne sta occupando in prima persona e quindi cercando di abbattere questa speculazione che c'è in atto, oppure rivedendo la puntata di Fattacci, che mi sembra un ottimo autospot. Dobbiamo ringraziare il nostro ospite. Grazie Gianluca Di Ascenzo per essere stato con noi. Grazie a voi, buona Pasqua a tutti. Grazie dottore, io mi approvincio ad aprirne uno, così quello dell'azienda. Arrivederci. Alla prossima. Adesso vedi il nostro ospite sorridente, adesso ci denuncia subito per... ci denuncia al Codacons. Esatto, per abuso di uova di Pasqua. No, allora, tra l'altro... Siccome tu hai detto no, queste qua non le apriamo, costano un sacco di soldi, al massimo le possiamo leccare e poi ridare agli altri. No, spiega perché hai detto così. Aspetta. Ho solo detto, visto che costano tanto, no? L'azienda ce ne ha messa a disposizione 4 di scenografie e uno che possiamo utilizzare, però... È uno valido per tutta la trasmissione, quindi noi lo possiamo aprire, lo possiamo leccare, lo dobbiamo rimettere a posto, richiudere. Ma sai quando? Per fare riattaccare i pezzi devi leccare. Allora, a me non me ne frega niente, io apro l'uovo del drago perché aspetta, quasi mezzanotte è Pasqua. Non è Natale. Non fa niente. Non è neanche Capodanno, ma che cattiveria. Vogliamo quantomeno virtualmente, così simbolicamente... regalarlo al nostro pubblico, al nostro pubblico di... Sì, virtualmente, perché cioè, la sorpresa se intanto si apre così con una mazzata dritta. Sì. Ok. Fatto. Ecco, si è rotto una falangina. Che carino! C'è il mio portafoglio dentro. Me l'avevano sequestrato. Mi hanno fatto il cavallo. Scusa, il cavallo di ritorno. Grazie. Ma cos'è l'uomo della guardia di finanza? Scusa. No, aiuto. Comunque, questo uovo distrutto. Prendine un pezzo, dai. Un pezzettino. Ce ne prendiamo un pezzo tutti quanti. Prendilo anche tu. Buonissimo. Aprilo, grande. Ecco. Questo è l'uovo del drago. Le prendi l'altro regalo. Il portafoglio mio me lo tengo io. Questo regalo è per te. Grazie. Il draghetto. Che bello, è azzurro. È una sorta di brindisi che facciamo col cioccolato. Insomma. No, io sono contento per essere tornato in. Sì, ma chi se ne frega? Dobbiamo chiudere la puntata. Dobbiamo chiudere la puntata. Questo uovo così simbolicamente dedicato a voi. Tenetevi stretti gli amici che anche da adulti vi regalano le uova di Pasqua. Sempre, assolutamente. Noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo alle 21 su 264. Io ho vinto un draghetto azzurro bellissimo. Io ho ritrovato la patente. Vogliamo mangiare tutti un pezzo di cioccolato? Mangiamo, dai. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Questa non è autopubblicità. Arrivederci. Ma so che è proprio buono questo. Non è manco dell'anno scorso. No, questo è proprio... Di quest'anno.